avevo capito che c'eri te al posto suo, lui anche Daniele. Allora, dunque, prima di cominciare con il seminario. Buonasera. Ciao Daniele. Niente, introduciamo un attimo l'associazione AUSF. E io sono Edoardo Scali e sono il segretario di AUSF Firenze. E oggi presentiamo il professor Federico Selvi, che molti di voi conoscono. E che appunto ci parlerà di queste migrazioni nel mondo delle piante. L'evento di oggi è stato organizzato in sostituzione della tradizionale uscita che viene fatta per le matricole, quindi per i nuovi studenti, in cui professori e studenti appunto appena iscritti, insieme a studenti che sono soci di AUSF, fanno un'escursione tutti insieme per introduttiva per vedere da vicino alcuni aspetti relativi al mondo delle scienze forestali. Prima di iniziare vorremmo chiedervi di partecipare ad un sondaggio. Potrete partecipare cliccando tramite le activities in alto a destra. Se vedete c'è un pulsante con un triangolo, un quadrato e un cerchio. E niente. Prima di iniziare vorremmo chiedervi se cortesemente potreste rispondere a questo questionario nella scheda Polls, semplicemente dicendo a quale anno siete iscritti, quale anno state frequentando. E nel mentre ne approfittiamo per spiegare ai nuovi o a coloro che non sono iscritti ad AUSF Firenze cosa è l'associazione. Sostanzialmente è l'Associazione Universitaria degli Studenti di Scienze Forestali, che coinvolge studenti e studenti laureati, professori e ricercatori dell'università, ma anche altre figure esterne, quindi figure professionali, enti, come ad esempio PFC, FAO, per organizzare e fornire approfondimenti, integrando quindi l'esperienza didattica dell'università anche con incontri e esperienze pratiche. E per coloro che fossero interessati ad iscriversi, potete contattarci direttamente. Ora, non so se Erika inserirà via il contatto mail dell'associazione nella chat, lo potete, insomma, lo potete salvare da qualche parte. Oppure contattarci tramite i nostri canali social, quindi tramite la pagina Facebook e il profilo Instagram di AUSF Firenze, su cui cerchiamo di essere sempre molto attivi. E niente, ecco. Visto, questo è l'indirizzo di posta elettronica. Grazie all'iscrizione ad AUSF avrete modo di partecipare gratuitamente a tutti gli eventi che organizziamo e verrete inclusi nella nostra mailing list che noi usiamo molto frequentemente non solo per divulgare eventi, ma anche per mettere al corrente i soci riguardo a esperienze come tirocini oppure corsi e anche altri webinar che vengono generalmente organizzati dalle altre AUSF italiane oppure da IFSA, che è la rete internazionale europea delle associazioni degli studenti forestali. E niente, concludo dicendovi che adesso lasceremo la parola al professor Selvi e alla fine del suo intervento, del seminario, potete porre delle domande usando la chat oppure aprendo il vostro microfono e parlando. Prima però dovete alzare la mano come ho fatto io adesso. Se vedete nella barra in basso c'è questa possibilità di alzare la mano. Ecco. E niente. Lasciamo adesso la parola al professore. Grazie per la vostra attenzione. Bene, allora mi sentite tutti? Sì, mi vedete Sì. anche? Sì. Bene,
siamo collegati. Allora, io farei partire le slide che ho, va bene? Perché ho preparato qualche cosa un po' velocemente, ma dunque. Ecco, allora, vedete? Mi Sì, confermate che sì. vedete? Io ovviamente come prima cosa vi ringrazio per avermi invitato a parlare, a fare un seminario, ecco, e a parlare di un tema libero, di un tema scelta. Inizialmente era circolata l'idea di parlare, insomma, delle piante e gli ambienti vegetali nel mondo del cinema, no? Dei film, che è un qualcosa che, insomma, è molto interessante. Io spesso faccio dei rimandi, anche quando faccio lezione, no? A delle situazioni, a delle scene, a delle circostanze che riguardano le piante che si possono trovare in tanti film, anche belli, anche famosi, che danno lo spunto per fare alcune riflessioni. Ecco, per cui inizialmente c'era l'idea di approfondire questo tema, poi però mi sono reso conto che non avevo tempo per fare questo, perché questo avrebbe voluto dire, insomma, preparare, insomma, del materiale, anche spezzoni di film, e quindi, diciamo, un lavoro che non potevo pensare di fare in realtà in questi giorni che sono molto, molto densi, insomma, di impegno e di lavoro. Per cui ho optato per un tema che comunque mi ha sempre affascinato, mi ha sempre interessato, e su cui ho già in passato fatto insomma, alcuni seminari, alcune lezioni, alcuni eventi divulgativi, come ad esempio, appunto, la giornata dell'Unistem di un paio di anni fa. E questo è il tema della migrazione nel mondo delle piante. E questo è un tema sostanzialmente estremamente, secondo me, almeno, insomma, affascinante e complesso, ecco, perché tocca tanti aspetti, ecco, i livelli della vita vegetale, no? Della vita delle piante, dalla cellula, se volete, fino al livello della comunità vegetale. E ovviamente riguarda gli aspetti fisiologici, ed ecologici, biologici delle piante, coinvolgendo anche aspetti filogenetici, fenomeni evolutivi, fenomeni storici che riguardano ovviamente molto da vicino anche la storia dell'uomo. Quindi è un tema complesso ed è un tema, diciamo, che ci sfugge in fondo, no? Perché la migrazione è difficile da vedere. Guardate, la migrazione, ovviamente sto parlando di quella vegetale, delle piante, è un qualcosa che avviene continuamente sotto i nostri occhi, è un qualcosa che è sempre avvenuto nel passato, sia un passato lontano, un passato recente, e che sempre avverrà nel futuro. Tuttavia, nonostante questo, la migrazione in fondo ci sfugge, ecco, ci sfugge e non riusciamo a vederla spesso in diretta, no? Perché o i tempi sono troppo lunghi, oppure magari le scale su cui questi spostamenti, no, avvengono sono troppo piccole. Quindi è un fenomeno sfuggente, ma allo stesso tempo estremamente vasto e importante. D'altra parte, oggigiorno queste migrazioni in fondo sono sempre più visibili, basti pensare, insomma, al caso delle invasioni biologiche, no? Che sono veramente dei fenomeni importantissimi, che avvengono con un ritmo e con una scala sempre, anche a livello proprio geografico, sempre maggiore. Quindi queste invasioni sono dei fenomeni di migrazione che ci danno delle lezioni molto molto importanti su quelli che sono i meccanismi in gioco che consentono queste migrazioni, le scale sia spaziali che temporali, ecco, involte da questi spostamenti, e ovviamente, diciamo, anche le conseguenze che queste migrazioni di specie, in questo caso esotiche, alloctone, insomma, che hanno sul nostro ambiente in cui viviamo, no? Queste migrazioni prima erano esclusivamente, fino ad ora ci passavano, insomma, fenomeni naturali. Oggigiorno queste migrazioni ci coinvolgono, ecco, come protagonisti in senso positivo, ma per certi aspetti anche, forse prevalenti, anche in senso molto, diciamo, molto negativo.
fondo, guardate questa immagine qui, no, che vediamo e che ho proprio scelto come prima immagine per partire con queste riflessioni di questo seminario, proprio grazie a voi che me l'avete trasmessa perché io non la conoscevo, ecco, però mi ha fatto venire in mente, insomma, che questa immagine così suggestiva, ecco, rende conto solo in parte di questo contrasto che c'è fra gli effetti, diciamo, positivi e negativi che l'uomo ha sulla migrazione delle piante. Ecco, perché qui noi vediamo la migrazione come un andare insieme, no? Come affrontare un viaggio, cioè sia l'uomo che l'albero, sia gli uccelli, no? Che prendono il volo dall'albero e attraversano il deserto. Ecco, un viaggio appunto unito, congiunto verso territori in cui ci possono essere condizioni migliori per tutti, per l'uomo, per la pianta, per gli uccelli. Ecco, quindi sembra che ci sia un sinergismo, no? Un affrontare questo viaggio per la sopravvivenza comune. In realtà oggi noi sappiamo, insomma, che l'uomo purtroppo sta sempre più ostacolando, ecco, la migrazione naturale delle piante, no? Quindi da un lato favorisce queste migrazioni, che però sono migrazioni di specie esotiche, invasive spesso, e dall'altro però ostacola, no, la migrazione di molte altre specie che potrebbero avvenire e dovrebbero avvenire, diciamo, in certi casi in conseguenza dei cambiamenti climatici. E queste migrazioni di queste specie in tanti casi sono estremamente oggigiorno ostacolate, rese difficili proprio dal fatto che non c'è più la continuità dell'habitat che c'era prima dell'avvento, diciamo, delle civiltà umane sul nostro pianeta. Per cui l'uomo ha questo rapporto duplice con la pianta, no? Se si parla di migrazione. Da un lato favorisce, ma dall'altro le sfavorisce fortemente. Allora, diciamo che le migrazioni ovviamente sono degli spostamenti, sono dei viaggi, no? Dei viaggi che gli organismi fanno per affrontare la vita, per la loro sopravvivenza, no? Quindi ci sono vari tipi ovviamente di migrazioni. Noi abbiamo le migrazioni classiche, quelle che abbiamo tutti in mente, sono le migrazioni cicliche che avvengono nelle stagioni dell'anno, no? Che sono quelle ad esempio che fanno molti animali, molti uccelli, molti mammiferi, no? In cui c'è nell'arco dell'anno c'è, diciamo, un viaggio di andata e un viaggio di ritorno, no? A seconda delle stagioni. Questo è un tipo di migrazione ciclica, stagionale, ovviamente, che avviene solo negli organismi mobili, negli organismi sostanzialmente capaci di spostamento, come gran parte degli organismi animali, ovviamente. Mobilità che è anche strettamente legata alla natura eterotrofa di questi organismi che si spostano per cercare cibo o per sfuggire a condizioni climatiche avverse o di altro tipo. Quindi abbiamo questa, diciamo, ciclicità su brevissime scale temporali. Poi abbiamo invece delle migrazioni non cicliche che non hanno, diciamo, un ritorno stagionale, non hanno un'andata e un ritorno, no? E sono migrazioni che avvengono su scale temporali molto maggiori, quindi si parla di anni, di decenni, di secoli o addirittura di millenni, se non di più in certe situazioni. Ecco, questi tipi di migrazione a scala temporale molto maggiore sono tipici degli organismi autotrofi, quindi degli organismi delle piante che hanno chiaramente, come sappiamo bene, diciamo, una quasi totale impossibilità a spostarsi, no? Quindi organismi cosiddetti sessili, no? Il fatto di non potersi spostare è una conseguenza diretta dell'autotrofismo delle piante. Quindi noi abbiamo questa diciamo, diversa modalità di migrazione che coinvolge, appunto, che avviene su scale temporali molto, molto maggiori. Noi in questo semplice grafico qui vediamo quelle che sono proprio, no, le scale della migrazione nel mondo vegetale. Noi abbiamo, guardate, anche se può sembrare strano, anche in certi casi la migrazione dell'individuo, no? Che non è ovviamente stagionale, quindi non ha un ritorno, però gli individui in un certo qual senso si possono, sono organismi sessili ovviamente, però si possono
muovere, nel senso che possono espandere la loro area di incidenza, no? Quindi possono allargare il luogo in cui si sono inseriti. Quindi l'individuo si sposta su scale di mesi o di anni. Sopra l'individuo abbiamo il livello della popolazione, no? Che sostanzialmente può avere delle migrazioni che invece si esplicano su decine, centinaia o migliaia di anni. Così come possono ovviamente migrare le specie, ed è questo, diciamo, il livello che si intende comunemente quando si parla di migrazione delle piante, cioè la migrazione intesa come migrazione della specie, e quindi insieme di individui o insieme di popolazioni. Però abbiamo anche la possibilità di migrazione a livello di comunità di vegetali, quindi di insiemi di specie che si spostano tutte insieme su scale temporali che a volte sono di decine di migliaia di anni, se non centinaia di migliaia di anni, no? Quindi vedete come la scala temporale segue un po' la scala anche proprio diciamo, dell'organizzazione che si può avere ecologica dall'individuo alla popolazione, alle specie, alla comunità. Ecco, vediamo allora partendo dall'individuo come fa a spostarsi sostanzialmente un individuo. Ora, appunto, ho detto prima che forse il termine spostamento non è il termine più adatto. L'individuo espande la sua area di incidenza, no? E lo può fare attraverso degli accrescimenti. Sostanzialmente, vedete, in questo schema qui, molto, molto semplificato, noi vediamo come sia possibile per molte piante dotate di fusti laterali striscianti, che tecnicamente, insomma, voi sapete, penso la gran parte di voi sappiate che sono spesso degli stoloni. Ecco, questi stoloni con accrescimento sul livello del suolo di tipo plagiotropo si allungano più o meno rapidamente, quindi si allontanano, no, dalla pianta, diciamo, madre, in varie direzioni. Qui è mostrata una sola direzione, ma in realtà sono più direzioni, ovviamente. Qui ecco, c'è il puntatore. Quindi ecco, questi stoloni, no, a livello poi dei nodi, toccano terra, producono delle radici e da gemme spesso avventizie poi si sviluppano dei getti che possono dare origine nel tempo, no, a nuove piante. Vedete? Quindi c'è un allargamento, no, dell'area di incidenza, dell'area occupata da questo individuo. Ovviamente questo individuo che si sviluppa da questa gemma avventizia a livello del nodo dello stolone è un individuo geneticamente identico a quello da cui ha avuto origine, quindi alla pianta madre, no? Sono dei cosiddetti ramets, cioè sono dei cloni, sono delle piante clonali che si sono originate per propagazione vegetativa, quindi sempre a livello, insomma, di cellule somatiche diploidi dalla pianta madre. Questo meccanismo può andare avanti in maniera reiterata per tanto tempo e dare origine, ecco, a quindi numerosi individui clonali che possono arrivare anche a occupare decine e decine di metri in vari tipi di ambienti. Si può essere in ambienti aperti, come ad esempio qui vediamo Potentilla reptans, dove questa specie può colonizzare probabilmente fino anche a qualcosa come 100 metri, insomma tutto uno stesso individuo, quindi estremamente competitivi, no? Questi individui che si espandono in questi contesti. Oppure magari anche in ambienti forestali abbiamo numerosi esempi di specie con accrescimento clonale, grazie appunto a stoloni striscianti. Ad esempio anche Fragaria vesca, che è una specie di orlo forestale, presenta un tipo di accrescimento di questo tipo. Ovviamente qui si parla soprattutto di piante erbacee, no? Più che di piante legnose, quindi arbustive o arboree. Quindi noi abbiamo numerosissimi esempi anche poi di piante che utilizzano un'altra forma di trasformazione del fusto per migrare, no? Per spostarsi nel senso di espandere la propria area di insidenza. Quindi, ad esempio, una di queste trasformazioni è il rizoma. Qui vediamo in questo caso un rizoma ipogeo, ecco, quindi sotterraneo, leptomorfico, vuol dire
è un rizoma stretto, perché poi ci sono anche i rizomi pachimorfici, che sono quelli più, diciamo, più grossi e corti, no? Più spessi, più massicci e corti. Questi sono i rizomi tipici delle piante che hanno un comportamento invasivo, no? I rizomi leptomorfici sono quelli tipici delle piante invasive, anche la gramigna, per esempio, è un esempio di specie, una graminacea C4 con questi rizomi leptomorfici. Questi hanno espansione laterale molto rapida e quindi spesso hanno un comportamento anche invasivo, diciamo. Ecco, poi ovviamente abbiamo anche però che questi fenomeni di espansione, di allargamento clonale grazie all'accrescimento vegetativo si hanno anche per attività di organi radicali, cioè delle radici piuttosto che dei fusti trasformati, no? Quindi delle vere e proprie radici. Noi conosciamo tutti benissimo l'ailanto, che è una delle piante invasive, no, più aggressive a livello globale sul pianeta Terra. Come poi avremo modo anche un pochino di vedere più avanti. Ecco, l'ailanto sappiamo bene che si espande grazie a dei polloni radicali con accrescimento, cioè che hanno origine, quindi polloni che hanno origine da radici secondarie che si sviluppano vicino al colletto della pianta, quindi radici ovviamente con andamento anche in questo caso molto superficiale, tendenzialmente plagiotropo, e ricchissime di gemme avventizie dalle quali si sviluppano questi polloni radicali che, secondo, insomma, tante osservazioni, possono spuntare a distanze veramente notevoli, no, dalla pianta madre che li ha prodotti. Quindi guardate, ci sono delle, appunto, come dicevo, delle osservazioni fatte in vari tipi di ambienti. I polloni radicali dell'ailanto, no? Che si sviluppano da un individuo di ailanto, possono apparire ad esempio fino a 25 metri laddove ci sia una forte competizione, per esempio, da parte della vegetazione arbustiva, quindi dove sia molto limitata, no? Questa anche possibilità di espansione laterale. Se io vado in ambienti dove non ho una competizione da parte della vegetazione spontanea, quindi, ad esempio, nei campi agricoli, nelle zone appunto incolte, dove c'è poca comunque concorrenza, soprattutto nei campi che vengono arati tutti gli anni, questa distanza può addirittura quasi raddoppiare. Ci sono osservazioni che dimostrano che i polloni possono spuntare a 45 metri dalla pianta madre. Addirittura noi sappiamo anche che però le vie preferenziali di espansione di questa specie, che sono molto spesso i margini stradali, quindi le nostre anche vie di migrazione, se vogliamo, le nostre in senso umano, no? Noi ci spostiamo sulle strade, oppure le ferrovie, quindi i binari con tutte le massicciate, eccetera. Ecco, lì l'ailanto può arrivare a produrre polloni radicali anche a distanze misurate, effettive, che sono di 120 metri, quindi distanze davvero impressionanti, che ci danno un'idea di quale sia, no, il livello di invasività di questa pianta, che è una pianta esotica, ovviamente, per noi qui nel continente europeo, ma anche in America. Quindi questo è un esempio di come può avvenire questa espansione, questa migrazione, no? Questi polloni che compaiono sempre più lontani dalla pianta madre. Poi ovviamente è un fenomeno che è accentuato tanto più quanto maggiore è il disturbo che si reca alla pianta madre, che se viene tagliata viene soppressa la dominanza apicale, e quindi questo spinge moltissimo l'accrescimento delle radici secondarie e la produzione dei polloni radicali. Ovviamente qui sono coinvolti dei complessi fenomeni di produzione di tessuti e organi nuovi continuamente. Grazie, ecco, ovviamente ai tessuti meristematici, alle cellule meristematiche, che hanno dei tassi di divisione cellulare mitotica altissimi, ovviamente a seconda delle stagioni, a seconda delle condizioni, ma che garantiscono appunto continua produzione di tessuti e organi nuovi. Ovviamente queste cellule, sappiamo bene, sono delle cellule indifferenziate, totipotenti, in grado di produrre qualsiasi tipo di tessuto e quindi qualsiasi tipo di organo. Quindi sappiamo che da pochissime cellule, ad esempio, della radice secondaria dell'ailanto, si possono avere, grazie all'attività
di queste cellule meristematiche che sono presenti nelle cellule, scusate, nelle gemme avventizie, si possono avere rapidamente tessuti del fusto di varia natura e poi ovviamente anche fogliari. Però chiaramente quello che viene spesso inteso come fenomeno di migrazione, come dicevamo prima, quando si parla di piante, è effettivamente la migrazione della specie, delle popolazioni e delle specie, no? Quindi in questo senso è un fenomeno completamente diverso da quello che abbiamo appena adesso descritto. Perché? Perché qui non è l'individuo che si espande, ma sono nuovi individui che si generano da una pianta madre e si espandono, si diffondono nell'ambiente circostante. Quindi quando diciamo nuovi individui, sostanzialmente noi intendiamo dei nuovi genomi, d'accordo? Quindi l'individuo in questo caso parentale produce dei nuovi individui che sono contenuti nel seme a livello dell'embrione. Qui vediamo proprio un embrione contenuto dentro un frutto, in questo caso questo è il frutto che conosciamo tutti, è un frutto di frassino, in cui è presente un achenio secco, una samara ovviamente, in cui è presente dentro un embrione che viene disperso. Questo fenomeno di dispersione nell'ambiente dei semi, quindi corrisponde effettivamente alla dispersione di nuovi genomi. E quindi è un fenomeno che avviene su scale geografiche estremamente più ampie, d'accordo? Quindi e anche su tempi spesso più lunghi. Ecco, qui vi faccio vedere sostanzialmente come viene descritto il rapporto che c'è tra la dispersione del seme in termini, diciamo, di probabilità che si ha di avere la dispersione dei semi su distanze variabili dalla pianta madre. Questi modelli sono i cosiddetti modelli kernel, che sono molto conosciuti, ce ne sono. Diciamo, su questo c'è un'ampia letteratura sui modelli kernel che vengono sviluppati per tante situazioni e per tante specie con caratteristiche differenti, anche per specie che vivono in ambienti differenti. Quindi ne esistono di diversi tipi di modelli kernel, però quello classico, quello di base, è quello che vedete qui. Cioè, che cosa si osserva? Vedete, sull'asse qui delle ascisse noi abbiamo la distanza alla quale si può avere la dispersione del seme, quindi la distanza osservata, quindi sono metri sostanzialmente, e sull'asse delle ordinate, come variabile risposta, abbiamo la probabilità che ci sia questo evento di dispersione. Ecco, il tipico andamento del grafico qui è questo qui. Vediamo che c'è una distanza, questa è una situazione media, guardate, è un qualche cosa che rispecchia quella che è la stragrande maggioranza dei casi delle piante dell'emisfero almeno boreale. Abbiamo che nella stragrande maggioranza dei casi la dispersione avviene, almeno la maggior parte dei semi vengono dispersi tra 10 e 1000 metri, sostanzialmente. Appunto dalla pianta madre. Ora, in realtà la distanza alla quale avviene più frequentemente la dispersione è intorno ai 20-60 metri, non di più. Quindi c'è questa possibilità di avere dispersioni a distanze molto elevate, però sono possibilità piuttosto basse, diciamo, sono solo eventi rari, no? Quelli che portano il seme a raggiungere queste distanze così lontane rispetto alla pianta madre. In realtà noi sappiamo che, ripeto, normalmente la dispersione del seme avviene almeno a partire da una pianta madre, la gran parte dei semi rimangono entro 60-70 metri.
di distanza. Quindi abbiamo una soglia, vedete spesso qui intorno ai diciamo fra i 300 e i 400 metri, dove si abbassa enormemente la possibilità di avere dispersione a distanze maggiori. Ovviamente ci sono la possibilità di avere dispersione del seme è su entrambi i lati, no? Rispetto alla pianta madre. Qui vediamo una distanza, ma non vediamo la direzione di dispersione del seme. I semi si disperdono a partire da una pianta madre in tutte le direzioni, non c'è una direzione specifica lungo la quale avviene la dispersione del seme. In questo grafico vediamo appunto che può avvenire, diciamo, rispetto a una pianta madre, a un albero madre, può avvenire sia sul lato sinistro sia sul lato destro, diciamo. Quello che ci fa vedere però poi questo grafico è la differente forma della curva gaussiana, no? Quindi questa ovviamente è la frequenza di eventi di dispersione del seme. Cioè ci sono delle specie in cui gran parte dei semi rimangono molto vicini alla pianta madre, mentre invece ci sono delle specie in cui i semi vengono dispersi su distanze invece molto maggiori. Quindi c'è una chiara influenza del meccanismo di dispersione della specie sulla distanza che possono raggiungere i semi. Quindi questo è un aspetto molto molto importante, d'accordo? Ci sono delle specie in cui la curva gaussiana è stretta e invece delle specie in cui la curva gaussiana è molto più bassa e con code su entrambi i lati molto più lunghe. E questo dipende proprio dalla dispersione, dal meccanismo di dispersione, che è un aspetto ovviamente specie specifico, cioè ogni specie ha il proprio meccanismo. Allora, vediamo rapidamente, no, quali sono i principali meccanismi di dispersione, no? E qual è l'influenza di questi sulla distanza appunto alla quale possono arrivare i semi. Qui vediamo due principali meccanismi di dispersione del seme a distanza breve, diciamo, quindi vuol dire a pochi metri dalla pianta madre, quindi il caso ad esempio della barocoria, qui vediamo delle castagne, insomma, in un bosco che sono cascate a pochi metri ovviamente dalla pianta madre. E qui anche il caso, diciamo, molto frequente nelle piante erbacee del sottobosco forestale, il caso della mirmecocoria, cioè il caso in cui sono le formiche a disperdere i semi nell'ambiente, soprattutto, vi ripeto, nell'ambiente forestale. Questi due tipi di dispersione a breve distanza, quindi a cosa sono associate? Sono associate a questo tipo di grafico, cioè dove c'è una curva molto stretta qui rispetto alla posizione della pianta madre, quindi una distanza molto molto ovviamente limitata. Questa curva mi cambia in maniera piuttosto evidentemente piuttosto marcata nelle specie invece in cui la dispersione avviene con dei meccanismi a distanza molto maggiore, d'accordo? Quindi con code, ecco, avrò delle code molto molto più lunghe e una frequenza invece una frequenza vicino alla pianta madre invece molto molto più bassa. Quindi una curva più appiattita, più allargata. Questi meccanismi ovviamente sono quelli un po' che ci immaginiamo, cioè sono prima di tutto l'anemocoria, il trasporto dei frutti o dei semi per mezzo del vento, sono l'epizoocoria, altro meccanismo spesso diciamo sottovalutato ma molto molto importante, cioè un meccanismo in cui è l'animale che trasporta i semi o i frutti sulla sua superficie esterna a distanze spesso molto molto elevate, animale che sapete è sostanzialmente ignaro, no? Diciamo, del servizio che sta rendendo alla pianta, cioè animale che non trae nessun vantaggio da questo servizio, anche che
che sta svolgendo a favore della pianta. Quindi la pianta non offre nessuna ricompensa all'animale che sta svolgendo per lei questo importantissimo servizio di dispersione del seme. Poi abbiamo anche l'idrocoria, quindi il trasporto dei frutti o dei semi per mezzo dell'acqua, e qui si possono avere due importanti differenze, cioè l'idrocoria marina e l'idrocoria invece per mezzo di acque dolci, quindi soprattutto l'idrocoria fluviale, che sappiamo ha avuto anche una, e ha tuttora, ma lo ha avuto anche molto nel passato, un'importanza fondamentale per la ricolonizzazione, per esempio, dell'Europa nel post-glaciale, cioè i grandi fiumi dell'Europa centrale che scorrono verso nord, come il Reno, l'Elba, hanno contribuito a riportare la vegetazione forestale verso nord nel post-glaciale in tempi molto, molto, estremamente rapidi e su lunghe distanze, no? Quindi soprattutto questo è stato dimostrato per il nocciolo, per lontano, no? Specie quindi che chiaramente vivono in promissività di corsi d'acqua, quindi meccanismi che agiscono con tempi molto rapidi e su distanze molto lunghe. E poi ovviamente abbiamo il caso della endozoocoria invece, cioè quel meccanismo attraverso il quale il seme viene trasportato, o il seme o il frutto, come in questo caso, che vediamo qui, che è la classica nocciolaia con in questo caso penso che sia un seme di fenocembro, che porta appunto, che porta i semi o i frutti all'interno del suo corpo, cioè li ingerisce, no? E poi li trasporta ovviamente per espellerli a distanze anche di migliaia di metri. Quindi qui abbiamo dei meccanismi che operano su distanze molto, molto, molto maggiori. Il successo in particolare della dispersione, ecco, endozoocora da cosa dipende? Cioè quanto è efficiente questo sistema, da cosa dipende, no? Effettivamente il suo successo, no? Di trasporto del seme e del frutto a lunga distanza. Sostanzialmente, vedete, dipende da queste tre variabili qua che vediamo qui elencate, no? Noi abbiamo tre fasi sostanzialmente, ciascuna variabile agisce su una delle tre fasi che si susseguono, no, in questo fenomeno di trasporto all'interno, appunto, mediato dagli uccelli. Quindi qui abbiamo sostanzialmente all'inizio abbiamo il molto importante, ovviamente, è la quantità di seme che viene raccolta dal vettore. Qui abbiamo l'immagine di un pipistrello, in realtà di un chirottero, ecco, che si nutre un'infruttescenza molto ricca, no, di una pianta tropicale che ne prende grandi quantità, quindi maggiore comunque è la quantità di frutti che vengono prelevati dal vettore, ovviamente maggiore sarà poi la possibilità che parte di questi frutti arrivino anche a distanze molto, molto elevate rispetto alla pianta madre, al punto dove sono stati prelevati questi frutti. Poi l'altro parametro importante è ovviamente la velocità di movimento del vettore, cioè dell'uccello, quanto velocemente si sposta, no? Questo uccello sul percorso che fa, no? Quanto ovviamente tanto più è veloce, tanto maggiori poi saranno le possibilità che il seme arrivi a destinazione anche in condizioni buone, in condizioni vitali. E infine la fase finale ecco, è quella in cui appunto l'uccello, una volta posatosi, ecco, riespelle con le deiezioni il seme e il frutto, che quindi sostanzialmente è pronto per germinare. Quindi questa variabile viene indicata come tempo di passaggio interno nel vettore. Anche questa, più rapido è questo tempo, più ridotto è, e maggiore saranno poi le possibilità che il seme ha di germinare e di dare origine quindi a delle nuove piante. Quindi questo è un meccanismo molto importante e complesso in cui entrano in gioco diverse variabili, come vedete. Ecco, qui vediamo sostanzialmente dei modelli kernel che sono un po' simili a quelli che
ho fatto vedere prima, però che ci fanno vedere sostanzialmente anche una cosa interessante nuova che è questa, che è questo terzo grafico qui. Prima vediamo qui, vedete qui che cos'ho? Ho sostanzialmente una rappresentazione grafica di quella che è la probabilità di, diciamo, di arrivo del seme a distanze via via sempre maggiori rispetto alla pianta madre. Quindi la curva ovviamente è una curva discendente, un po' come abbiamo visto anche nel caso appunto prima del classico modello kernel. Bene, quindi qui in questo modello la distanza di dispersione media diciamo, si viene a collocare intorno ai 50 metri, un po' la distanza che vi dicevo prima, vedete? Ecco, oltre questa soglia noi abbiamo una notevolissima incertezza nella previsione della probabilità che un seme possa arrivare, perché dipende da eventi imprevedibili, da eventi, da condizioni spesso incerte, da eventi stocastici, no? Che si possono verificare magari a volte solo raramente. Quindi è per questo che abbiamo una linea tratteggiata che comunque ci fa vedere che la probabilità che questo seme arrivi a distanze molto elevate, di 10, sostanzialmente di 100 o di 10.000 km, in questo caso sono bassissime, sono veramente praticamente nulle, diciamo, anche se qui sembra che ancora esistano delle possibilità a queste distanze enormi. Quindi noi abbiamo questa rapida decrescita. Qui abbiamo anche un andamento simile. In realtà, qui cosa vediamo? Vediamo la possibilità di sopravvivenza del seme a partire, ecco, qui sempre in funzione della distanza. Quindi vediamo che la probabilità di sopravvivenza del seme sostanzialmente è un pochino più elevata quando noi abbiamo un minimo di distanziamento, no, dalla pianta madre, vedete, intorno, ecco, ai 100 metri. Quindi questo è un aspetto molto interessante che è anche difficile spiegare, ma che deriva comunque da test sperimentali che hanno dimostrato questa cosa, cioè i semi sopravvivono meglio quando sono un pochino più distanti tendenzialmente, no, dalla pianta che li ha prodotti. Questo è un aspetto veramente molto molto interessante, che però ancora rimane in buona parte inspiegato, possiamo dire così. Qui noi abbiamo invece, ecco, nel terzo grafico abbiamo la rappresentazione di quella che è sostanzialmente la possibilità di avere un evento invece, un evento strano, un evento molto raro di sostanzialmente di arrivo del seme appunto a distanze elevate e suo sviluppo in una nuova pianta. Ecco, vedete che qui abbiamo quindi è il numero atteso di anni sostanzialmente perché si possa verificare uno di questi eventi molto rari. Ecco, vedete che intorno ai 100 chilometri noi sostanzialmente questi modelli, insomma, predicono che intorno ai 100 km ci possa essere un evento sostanzialmente un evento l'anno. Ecco, invece a sostanzialmente 10.000, sì, 10.000 km noi possiamo avere un evento, scusate, a 415 km possiamo avere un evento ogni 10 anni. Ecco, quindi a 34 km possiamo avere un evento l'anno, a 415 km possiamo avere un evento ogni 10 anni. Quindi vedete che questi eventi così rari sono però potenzialmente molto importanti. In realtà esistono infatti dei lavori, esistono degli interessantissimi studi, insomma anche abbastanza recenti, proprio su questi eventi rari di cosiddetta long distance dispersal, cioè di LDD, dove si dimostra che effettivamente sono stati molto importanti probabilmente in passato e che sono avvenuti in diversi casi. In molti di questi casi questi eventi rari in effetti sono gli unici che ci possono spiegare anche proprio casi strani, altrimenti difficilmente spiegabili. Ad esempio,
casi di velocità e distanze di migrazione superiori a quelle attese dai modelli kernel standard. Cioè ci sono dei casi in cui evidentemente le piante hanno fatto delle migrazioni, si sono spostate, no, con tempi molto più rapidi di quelli previsti e con velocità anche molto e su distanze, scusate, molto maggiori di quelle prevedibili. Quindi, appunto, in questo caso noi abbiamo solo l'evento raro, per esempio, appunto, questi che si possono verificare ogni 10 anni, oppure ogni anche 100 anni o di più, se si parla di distanze superiori, però appunto che si possono verificare. Ad esempio, abbiamo anche casi in cui evidentemente le piante durante le loro migrazioni nel passato hanno potuto aggirare evidentemente in maniera molto rapida anche delle importantissime barriere fisiche naturali, come ad esempio mari, oceani, grandissimi laghi o anche fasce desertiche. Oppure abbiamo anche dei casi in cui, ad esempio, le piante hanno ricolonizzato delle isole emerse dagli oceani, no? Oppure dei vulcani dopo la loro eruzione, quindi anche a distanze molto molto elevate e in tempi molto rapidi. Quindi questi eventi che evidentemente sono successi in passato e che tuttora, anche in tempi storici, no? Stanno succedendo anche attualmente, perché ci sono delle situazioni continuamente, no? Di eruzione, di vulcani, di emersione di isole anche piccole, no? Anche in ambienti vulcanici, ad esempio le Hawaii, ci sono diversi atolli dove sono comuni questi fenomeni e noi osserviamo in diretta in questi casi la ricolonizzazione che avviene appunto spesso grazie a questi eventi che si verificano. Anche il caso di alcuni areali disgiunti, a volte è spiegato proprio con questi eventi rari di migrazione e di dispersione del seme a distanze molto molto lunghe. Ad esempio, noi sappiamo che questi eventi rari possono essere legati a due tipi di meccanismi, cioè la dispersione attraverso endozoocoria, quindi proprio quella di cui parlavamo prima, quindi quella permessa dagli uccelli migratori, oppure il vento. Ecco, per esempio, nel caso degli uccelli migratori, noi sappiamo che esistono alcune specie, qui vediamo il falco di Eleonora, il falco Eleonore, che è uno dei casi che è stato studiato anche in pochi anni fa, alcune specie come questa, appunto, che possono trasportare i semi sostanzialmente per centinaia di chilometri da zone continentali a isole oceaniche. Qui vediamo il caso proprio del falco Eleonore, come dicevo prima, che migra sostanzialmente dalla penisola iberica o molto anche diciamo dal Nord Africa, soprattutto verso le isole Canarie o altre isole dell'arcipelago macaronesico. Quindi isole in cui c'è ancora in parte almeno un'attività vulcanica e quindi consentendo dei fenomeni di ricolonizzazione e anche proprio di a volte di sia di specie che preesistevano magari, no? Sia anche proprio di specie nuove, cioè questi uccelli probabilmente sono stati anche i vettori di trasporto di semi di specie nuove che magari in tempi storici non esistevano e che appunto sono arrivate nell'isola in seguito alla migrazione di questi uccelli avvenuta dopo eventi di eruzione di vulcani o di appunto o comunque di formazione di territori nudi, di nuovi collegati comunque all'attività eruttiva. Quindi questi eventi alla fine non sono poi probabilmente in certi casi neanche così rari, consentono questi viaggi lunghissimi a semi, ovviamente, che sono trasportati
nell'apparato digerente intestinale degli uccelli. Il caso del falco, appunto, Eleonore è un falco, questo ben studiato, è stato un caso studio abbastanza importante, è stato pubblicato alcuni anni fa su riviste anche abbastanza, insomma, di livello molto elevato, quindi uno studio molto interessante. Appunto, dicevamo, questi eventi rari spiegano anche, o comunque sono ipotizzati, ecco, come spiegazione per areali disgiunti enormi, con disgiunzioni addirittura quasi insomma, transcontinentali. Ad esempio, qui vediamo il caso di un genere di ericace, il Empetrum, appunto, che è un tipico. Una tipica pianta che vive nelle tundre, negli ambienti di alta quota, nelle brughiere di ambienti alpini o continentali, comunque ambienti molto freddi, che è distribuito soprattutto nelle fasce appunto temperato fredde e addirittura quasi subartiche dell'emisfero boreale. Ecco, quindi è un areale, vedete, olartico, cioè che attraversa tutta l'Eurasia e anche tutto il Nord America, è molto diffuso soprattutto negli stati del Nord America nord-occidentale. Ecco, attraverso degli studi di tipo anche molto biogeografico e filogenetico è stato dimostrato che questo genere ha subito probabilmente in epoca pleistocenica un fenomeno di migrazione importantissimo mediato da uccelli migratori che hanno portato il seme di questa specie, un paio di specie, fino dal Nord America, molto probabilmente, quindi dall'Alaska, fino allo stato di Washington, Oregon, fino all'estremo sud del continente sudamericano, quindi in Cile, Argentina, Terra del Fuoco e Patagonia, dove ora troviamo appunto queste stesse specie che troviamo in Alaska, appunto, vi dicevo, soprattutto nello stato di Washington, ecco, quindi nelle zone, nelle montagne dello Washington e anche dell'Oregon. Quindi pensate a quale enorme distanza separa oggi questi due gruppi qua di popolazioni, e questa distanza è probabilmente proprio il risultato di un evento raro di dispersione del seme mediato da uccelli migratori, probabilmente le oche che migrano appunto dal Nord America a Sud America tutti gli anni. Quindi questi eventi sono rari, ma vedete che sono gli unici che possono spiegare questo tipo di situazioni corologiche, cioè di areali disgiunti su distanze immense. Quindi sono eventi molto molto importanti. Ecco, questo è il movimento che probabilmente ha fatto il seme degli Empetrum dall'Alaska fino alla Patagonia, ecco, quindi su centinaia di migliaia di chilometri. Allora, quando si parla chiaramente poi di allargamento dell'areale, come abbiamo visto ora, l'espansione dell'areale, appunto, noi sostanzialmente ci riferiamo a una situazione in cui appunto una specie si proietta, diciamo, in territori nuovi, no? Grazie proprio alla dispersione del seme che può avvenire, abbiamo visto, con vari meccanismi su distanze variabili, senza quindi però che le popolazioni di partenza scompaiano, no? Quindi di fatto questo è proprio un fenomeno di espansione, no? Di allargamento dell'areale, ed è un fenomeno naturale molto molto importante. Questo fenomeno avviene molto spesso per avanzamento, no, direzionale, appunto, delle popolazioni, del fronte, no, che si trova sul limite dell'areale, generazione dopo generazione, ovviamente sempre attraverso la dispersione del seme, no? Qui vediamo proprio una specie di, insomma, di raffigurazione di questo fenomeno. Che avviene lungo un gradiente, diciamo, chiaramente sempre di condizioni ambientali, cioè le specie si spostano sempre, ovviamente, nella direzione di condizioni ambientali favorevoli, no? Quindi, mentre invece, chiaramente,
si allontanano da quell'ambito geografico in cui ci sono condizioni più sfavorevoli. Ovviamente il seme arriva attraverso i meccanismi di dispersione, abbiamo visto prima, anche nelle zone dove le condizioni sono meno favorevoli, però ovviamente è più difficile che si abbia la germinazione del seme e l'attecchimento della piantina e quindi lo sviluppo di una popolazione nuova. Ecco, qui vediamo una specie, diciamo, di abete rosso, no? Che disperde i suoi semi, qui abbiamo proprio il numero di semi, no? Sulle ordinate, disperde i suoi semi, come abbiamo visto prima, è una specie, in questo caso, diciamo, sostanzialmente anemocora, secondo un modello gaussiano. Vedete? Quindi disperde i suoi semi sia, diciamo, nella direzione delle condizioni ambientali meno favorevoli, sia nella direzione delle condizioni ambientali più favorevoli, no? Quindi questo ovviamente è un qualche cosa che avviene tutti gli anni da quando questo individuo ha raggiunto la maturità riproduttiva, che quindi può essere 3 anni, no? Quindi ogni anno lui produce probabilmente decine di migliaia di semi che vengono distribuite tutt'attorno su queste distanze, no? Circa, diciamo, 1 chilometro. Ecco, da questi semi, ovviamente, soprattutto quelli che arrivano più lontano, noi avremo molto probabilmente, nella direzione sempre delle condizioni più favorevoli, avremo piano piano la nascita di nuove piantine che nel tempo, quindi un F1, una prima piantina nel tempo, poi si svilupperanno, ci metteranno altri 20-30 anni, però quando saranno raggiunte, quindi avranno raggiunto la condizione di maturità riproduttiva, ricominceranno a produrre anche loro tutti gli anni un grande numero di semi che verranno dispersi secondo lo stesso meccanismo. Quindi vedete già in questo caso io ho uno spostamento direzionale nel senso geografico che punta verso appunto le condizioni più favorevoli, mentre invece avrò molto più difficilmente la nascita di nuove piante e l'origine di una nuova generazione nella direzione delle condizioni sfavorevoli. Quindi, se io penso a una F2 che si originerà dopo altri 30 anni a partire dalle appunto piante della F1, quindi diciamo le piante nipoti della pianta originaria, ecco, io avrò uno spostamento, vedete, direzionale a questo punto, che mi può raggiungere anche quasi i 3 km, cioè l'F2 andrà a disperdere i suoi semi a 3 km rispetto a quella che era la posizione della pianta madre e darà origine ovviamente a nuove piante F3 che nel tempo chiaramente cresceranno, si stabilizzeranno e daranno origine poi a loro volta a nuove diaspore, a nuovi semi che verranno chiaramente disperse e andranno quindi a espandere sempre di più l'areale della specie nella direzione delle condizioni più favorevoli. Quindi questi sono degli spostamenti che avvengono generazione dopo generazione, spesso lungo gradienti ambientali e geografici che puntano verso appunto zone dove le condizioni sono più favorevoli. Diciamo è un fenomeno di habitat tracking, se volete, no? Questo cioè la specie si sposta, più che in questo caso si allarga, diciamo, si espande nella direzione in cui trova le condizioni favorevoli, senza che, mentre questo è un aspetto importante, che le popolazioni originarie da cui ha avuto origine questo fenomeno scompaiano, cioè loro rimangono. Quindi è per questo che si ha un'espansione dell'areale, d'accordo? Invece, vedete, in questa situazione qui io ho un fenomeno un po' diverso, cioè è un fenomeno di non più di espansione di areale, ma di spostamento di areale. Vedete, io ho cioè un fenomeno per cui la pianta, in questo caso la specie, si sposta, gli individui si spostano, d'accordo? Perché? Perché vengono a scomparire sostanzialmente le popolazioni di partenza, quelle originarie, quelle che occupavano l'areale primario della specie. Questo è un fenomeno non di migrazione, si potrebbe dire, ma di emigrazione. Quindi c'è una, si potrebbe dire quasi, cioè, una sottile differenza in questo, no? Cioè è un andare
senza più tornare, o comunque diciamo è un andare perdendo le posizioni di partenza. Quindi questo è un vero e proprio spostamento di areale, non è un'espansione di areale. E questi sono fenomeni molto, molto, diciamo, importanti, perché io posso pensare l'espansione dell'areale come un fenomeno positivo, no? Si allargano gli areali della specie. Invece questo è un fenomeno che può avere delle implicazioni anche invece, diciamo, negative, perché in tanti casi lo spostamento dell'areale è anche una restrizione dell'areale, cioè una riduzione di superficie dell'areale, quindi anche una perdita, diciamo, di consistenza spaziale, spesso un declino, un restringimento, se si vuole, e quindi anche una perdita poi di variabilità genetica, di densità di popolazione, eccetera, tutta una serie di fenomeni connessi. Ecco, poi un'altra cosa importante da considerare è anche questa, cioè questi fenomeni di migrazione, no? Possono avvenire all'interno di quello che è comunque l'areale complessivo della specie. Vedete, in questo primo caso, ad esempio, io ho una migrazione, no? Di popolazione che comunque si spostano entro i limiti dell'areale, cioè io posso avere che delle popolazioni si spostano dal sud, quindi di un certo paese, più verso il nord, però senza travalicare quelli che sono effettivamente i limiti dell'areale della specie, perché comunque ci sono altre popolazioni preesistenti al nord, no? Dove si stanno spostando quelle nuove. Quindi sono, diciamo, riarrangiamenti interni della distribuzione popolazionale, interni alla specie. Quindi questi fenomeni non comportano un'espansione dell'area. Invece ci sono dei fenomeni anche di migrazione più intensa, diciamo, che sono quelli nei quali noi si ha un superamento dei limiti dell'area, cioè si ha una vera e propria espansione dell'areale, perché noi abbiamo che alcune popolazioni migrano, si spostano contestualmente o alla persistenza delle popolazioni originali o alla loro scomparsa, in questo caso non è importante. Comunque queste popolazioni migrando, spostandosi, determinano un proprio allargamento, no? Un'espansione dell'areale. Quindi sono due fenomeni molto, molto differenti. Vedete, qui si rivede un po' lo schema che vedevamo prima. Vedete, qui noi abbiamo all'inizio che c'è uno spostamento sempre nella direzione delle condizioni ambientali più favorevoli, però man mano che ci si sposta, no, in questa direzione, si vanno a perdere le posizioni di partenza, cioè le popolazioni che occupavano l'areale primario, quelle quindi da cui ha avuto origine, da cui è iniziato il fenomeno di migrazione, scompaiono. Ecco, quindi questi sono fenomeni distinti che hanno delle implicazioni differenti su quella che poi è anche proprio la possibilità di sopravvivenza e il futuro, no, della specie. E in questo caso, ecco, qui vediamo proprio quello che vedevamo prima ancora, cioè qui abbiamo un vero e proprio spostamento complessivo, cioè una volta avvenuta la migrazione, ecco che si crea un nuovo areale, in questo caso addirittura, mentre quello pregresso, quello che era l'areale primario della specie, viene sostanzialmente a sparire, no? A estinguere. Cioè l'areale, scusate, la specie lascia il suo areale di partenza e se ne va a costruire un altro nuovo in una zona geografica differente. Molto spesso questi spostamenti avvengono o latitudinalmente, ovviamente, o altitudinalmente. E sappiamo bene che la tendenza attuale è lo spostamento di molte specie verso latitudini maggiori, almeno nell'emisfero boreale si va verso nord, e invece in senso altitudinale noi abbiamo lo spostamento tendenzialmente degli altri verso invece le zone alte. Allora, adesso vediamo brevemente quali sono le prove, no, di questi spostamenti, di queste migrazioni che si sono verificate anche in un passato molto, molto lontano. Qui vediamo, ad esempio, non so se conoscete
questo sito bellissimo, ecco, che io quando lo vidi la prima volta rimasi veramente affascinato, ci rimasi una giornata intera, no? A girovagare tra questi tronchi fossili di Taxodium, probabilmente Taxodioxylon gypsacium, cioè comunque una taxodiacea fossile che viveva in questa zona fino al Pliocene, quindi si parla insomma di 2-3 milioni di anni fa, fino al termine insomma della fase in cui noi avevamo qui un clima tropicale sostanzialmente, no? Quindi questa è una prova chiara del fatto che questa specie era riuscita a raggiungere queste zone così lontane rispetto alle sue zone di partenza, in un tempo in cui c'era un clima in questa zona evidentemente favorevole. Quindi sono situazioni molto ben note, anche queste, ad esempio, delle cicadofite che erano presenti nel Val d'Arno, no? Fino anche in questo caso al Pliocene, quindi quando avevamo questo clima tendenzialmente tropicale o subtropicale, comunque caldo umido. Questo è il famoso fossile della Raumeria cocchiana, cioè una cicadofita, un fusto fossile sostanzialmente, ritrovata nel Val d'Arno, insomma, verso la fine del 1800. E qui vediamo invece a destra anche proprio le foglie fossili sempre di Taxodiaceae rinvenute nel Val d'Arno, dove penso sappiate anche, per esempio, ci sono stati trovati dei fossili di Ginkgo biloba, o comunque insomma di piante affini a Ginkgo biloba. Quindi, per darvi un'idea di quanto in passato, no, gli areali di queste specie si sono effettivamente allargati o ristretti a seconda delle fluttuazioni ovviamente del clima. Poi abbiamo ovviamente delle prove delle migrazioni non legate ai fossili, ma legate soprattutto agli areali di distribuzione, cioè delle prove biogeografiche, no? Delle migrazioni passate. Ad esempio, ci sono tantissime prove di queste migrazioni, che si possono avere dallo studio degli areali disgiunti, di origine glaciale. Qui vediamo il caso, ad esempio, uno dei casi insomma, più conosciuti della famosa Dryas octopetala, che è una delle specie, una rosacea, dei brecciai, dei ghiaioni, comunque dei pascoli rocciosi di alta quota, che noi vediamo sempre quando andiamo, diciamo, sulle Alpi, ma spesso anche sulle alte vette dell'Appennino centrale. Per rimanere in Italia, poi è anche presente nei Balcani e anche in parte sui Pirenei. Ecco, questa è una specie che ha un areale disgiunto tipico artico alpino, cioè è una specie diffusissima nelle tundre della Scandinavia e anche della Russia del Nord, anche degli Highlands scozzesi, dell'Islanda. Ecco, quindi dove chiaramente. Però si dovette, diciamo, zone dalle quali si dovette ritirare durante le fasi glaciali più intense per migrare verso sud, quindi per spostarsi anche in tempi molto rapidi alle latitudini più meridionali per sfuggire ovviamente alle calotte glaciali, quindi raggiungendo le zone meridionali dell'Europa, dove poi è rimasta una volta che chiaramente le glaciazioni sono terminate e il clima è ritornato a essere pian piano sempre più mite, più caldo. E quindi determinando anche la scomparsa di tutte le popolazioni intermedie nell'Europa centrale, dove questa specie comunque era transitata per arrivare in queste zone meridionali. Quindi si è creata così, no, la disgiunzione, cioè attraverso la scomparsa di tutte le popolazioni poste in una posizione geograficamente intermedia tra le attuali dell'Europa meridionale, dove la Trias è una specie ovviamente alpina di alta quota, e quelle invece del nord Europa, della Boreali, dove la Trias invece si comporta da specie proprio anche di bassa quota, dove si trova a livello del mare. Quindi questa migrazione è anche venuta sicuramente in tempi molto rapidi, grazie, come dicevamo prima, vedete, anche al tipo di dispersione del frutto, che è un achenio piumoso, vedete, con questa lunga aresta che ovviamente facilita moltissimo il trasporto a lunga distanza per mezzo del vento. Quindi esistono diverse di queste prove biogeografiche di migrazione nel recente passato. Ecco, quando si parla di migrazioni poi post glaciali, noi abbiamo quindi ancora più recenti, guardate, quindi siamo nella
in una scala temporale di circa, insomma, 10-12 mila anni, ecco, quindi l'Olocene è la fase precedente all'Antropocene, cioè la fase che stiamo vivendo noi, come sapete bene, e quindi è una fase molto recente, che è stata interessata da tantissimi fenomeni di migrazione vegetale, di fenomeni di migrazione particolarmente anche rapidi, quindi migrazioni recenti e rapide. E mi piaceva farvi vedere questo caso del paradosso di Reitz, no? Della rapid plant migration. Reitz era un naturalista inglese sostanzialmente, uno studioso e anche un paleoecologo, insomma, che rifletteva sul fatto, e scriveva ovviamente questo in un saggio pubblicato sempre nel 1899, sul fatto che la quercia, quella che lui chiama la quercia, insomma, the hawk, quindi è sostanzialmente la quercus robur, che questa quercia, per guadagnare, vedete, la sua attuale posizione molto settentrionale nel nord dell'Inghilterra, in North Britain, dopo essere stata sostanzialmente da qui eliminata dall'ultimo freddo glaciale, probabilmente ha dovuto viaggiare sostanzialmente per 600 miglia, quindi circa 1000 km, in un tempo molto rapido. E lui diceva: questo viaggio, no, sostanzialmente avrebbe richiesto, secondo i suoi calcoli, 1 milione di anni, no, per avvenire, cioè la Farnia avrebbe dovuto impiegare 1 milione di anni, secondo quelli che erano i suoi calcoli, per coprire questa distanza di 1000 km, cioè probabilmente dalle zone di rifugio dell'Inghilterra meridionale che si avevano durante, appunto, fino all'ultimo periodo glaciale, fino alle posizioni invece attuali che Reid osservava nel 1900, che sono quelle, appunto, nel nord dell'Inghilterra, cioè quindi circa 600 miglia, quindi circa 1000 km. Reid pensava che questa migrazione fosse avvenuta esclusivamente, diciamo, attraverso la dispersione barocora, no? Quindi quella tipica delle querce, o al massimo, diciamo, mediata, voi sapete, dalla ghiandaia, che è l'uccello più attivo nella dispersione del seme, che comunque disperde il seme normalmente entro, diciamo, massimo qualche centinaio di metri dalla pianta madre. No, quindi, secondo questi calcoli, Reitz pensava che la Farnia avrebbe dovuto impiegare qualcosa, 1 milione di anni, per compiere questo viaggio di 1000 km. E questo, dice, è un paradosso. Evidentemente, la Farnia ci ha messo molto meno, ha compiuto questo viaggio in tempi molto, molto più rapidi, che sostanzialmente sono quelli che vedete qui. Cioè, la Farnia sostanzialmente si è spostata molto probabilmente in Inghilterra con una velocità di circa 100 metri l'anno, cioè ha compiuto 1000 km in circa 10.000 anni. Quindi la velocità media di espansione della Farnia in Inghilterra nel post-glaciale è stata di circa 100 metri l'anno, molto probabilmente. E questa differenza enorme, cioè 10.000 anni effettivi verso il milione di anni che aveva predetto Reitz in base ai suoi calcoli, che evidentemente non era possibile, perché anche lui lo osservava, no? Il paradosso è proprio questo. Ecco, questa differenza è dovuta, appunto, alla effettiva realtà dei fenomeni rari di dispersione del seme a lunga distanza, cioè quelli di cui parlavamo prima, cioè gli LDD. E guardate, questi fenomeni sono quelli che anche ci spiegano la migrazione del faggio in Europa, sempre nell'Olocene. Anche il faggio, questi sono studi anche piuttosto recenti, sono anche molto ben supportati da tecniche statistiche, da prove anche palinologiche, quindi abbiamo
varie evidenze che supportano queste conclusioni, cioè il faggio molto probabilmente negli ultimi 12.000 anni, quindi proprio nell'Olocene, ha avuto una velocità ovviamente stimata, no, di migrazione latitudinale, ovviamente quasi tutta diretta verso nord, a partire dai centri di rifugio dell'Europa meridionale, tra cui sappiamo importantissimi anche quelli proprio del nostro paese, cioè dell'Italia meridionale, ma anche nella penisola iberica e anche nella zona intorno al Mar Nero, quindi insomma nei Balcani. Queste sono state le principali aree di rifugio. Ecco, questi nuclei hanno dato il via, no, a delle correnti migratorie popolazionali, quindi attraverso delle ondate praticamente, perché poi il fenomeno dell'emigrazione avviene attraverso ondate successive, che comunque come velocità media hanno avuto quella di circa 270, fra i 270 ai 630 metri l'anno. Vedete, quindi velocità veramente incredibili, ovviamente con un'ampia variabilità a seconda del tipo di ambiente, a seconda del tipo di percorso, a seconda della presenza o meno di barriere fisiche importanti, delle condizioni climatiche, quindi con tantissime covariate ovviamente che entrano in gioco in questi, sono modelli piuttosto complessi, però alla fine comunque quello che viene fuori da questi modelli è questo, cioè abbiamo queste velocità che sono molto superiori a quelle che noi in realtà possiamo calcolare attraverso, diciamo, la semplice applicazione dei modelli kernel, cioè quindi di queste distanze che, come abbiamo detto prima, mediamente di dispersione del seme che avvengono su poche decine di metri, no? Voi sapete anche il faggio è una specie essenzialmente barocora, no? O comunque in cui la dispersione poi del frutto della fagiola può essere mediata da alcuni in certi casi da alcuni roditori del bosco, quindi piccole distanze. Però ecco, vedete, nonostante queste piccole distanze note che si verificano nel 90% dei casi, la velocità è stata altissima. Voi pensate anche al fatto che comunque bisogna, cioè la lunghezza della vita, cioè c'è l'individuo prima di arrivare a produrre i semi deve arrivare a 40-50 anni, voi lo sapete, no? Il faggio nel bosco raggiunge la maturità riproduttiva in certe situazioni anche molto, molto tardi, per cui bisogna anche tenere in considerazione questo, che rallenta potenzialmente, no, la velocità di migrazione. Cioè un individuo nuovo quando arriva a 100 metri o a 200 o a 300 metri da cui ha avuto origine, ci metterà 30-40 anni a sua volta a produrre i semi che poi andranno a produrre individui nuovi. Quindi dobbiamo tenere anche questo in conto questo. Guardate che il numero di generazioni del faggio a partire da 10.000 anni fa, mettete 30 anni, è qualcosa come 330-340 generazioni, no? Se assumiamo come tempo per una generazione circa 30 anni. Quindi il numero di generazioni è anche molto basso. Cioè questo spostamento, che è uno spostamento, voi sapete che il faggio oggigiorno arriva alla Scandinavia meridionale, è partito appunto dai rifugi del sud Europa circa 10.000 anni fa, questo spostamento di migliaia di chilometri l'ha fatto in 300, qualcosa come 300, 350, diciamo, probabilmente generazioni, e quindi con velocità molto molto superiori a quelle previste. E queste velocità superiori, vi ripeto, sono legate a questi fenomeni rari di dispersione del seme a distanza molto molto lunga, long distance dispersa. Quindi l'importanza degli eventi rari è sempre più evidente. Eventi rari che in questo caso, nel caso del faggio, non sappiamo bene a cosa sono dovuti, non al vento sicuramente, ma probabilmente a qualche animale che magari ha agganciato, diciamo, il frutto, lo sapete, coperto di aculei, no? L'involucro della fagiola, e l'ha portato magari anche a 10 km di distanza verso nord, nella direzione giusta, dalla pianta madre, e ha consentito, no, lo sviluppo di piante nuove dalle quali poi è ripartita una seconda ondata. Quindi ovviamente tutto questo favorito dal progressivo miglioramento delle condizioni climatiche, cioè del riscaldamento del clima, no? Questo
Qui vediamo appunto ancora una volta questi modelli che ci fanno capire l'importanza degli eventi rari, no? Il modello kernel, dove vediamo, no, che vedete ad esempio a 700-800 metri di distanza si possono avere, no? Dei casi di dispersione del seme, la probabilità risale, vedete, un pochino, no? E quindi questo vuol dire che raramente può succedere che ci sono questi eventi, e da questi eventi ripartono delle ondate che fanno fare dei veri e propri salti a lunga distanza alla specie nella direzione delle condizioni favorevoli migliori. Questo è il modello kernel fat-tailed, cioè a coda grassa, vuol dire sostanzialmente, cioè che la probabilità, vedete, cioè il numero atteso di semi dispersi, quindi non scende mai troppo, ma si mantiene, anche se bassissima, si mantiene sopra lo zero. Quindi abbiamo anche per, cosa sono questi, tipo un milione di metri, quindi quando sono 100 chilometri, abbiamo delle minime, seppur minime, possibilità di dispersione appunto del seme e di nascita di nuove piante. Quindi questi eventi rari, molto probabilmente questo modello kernel fat-tailed, ecco, sono molto importanti per spiegare queste velocità ben superiori a quelle attese dai modelli classici che sicuramente ci sono state nelle migrazioni olocenici. Se poi si passa a considerare le migrazioni post-oloceniche, chiaramente che entra in ballo, entra in gioco in maniera assolutamente preponderante l'azione dell'uomo, sia volontaria che involontaria, cioè con l'uomo si ha praticamente l'inizio di un'era nuova per quanto riguarda le migrazioni vegetali e l'inizio sostanzialmente di quello che è stato poi la storia delle invasioni biologiche, ecco, mediate dall'uomo sostanzialmente, no? E qui abbiamo innumerevoli casi nei quali io adesso non mi voglio neanche troppo addentrare, ma ad esempio con l'inizio della domesticazione del bestiame, qui vediamo un gregge di pecore, per esempio ci sono stati numerosissimi eventi di trasporto epizoocolo di specie a lunga distanza attraverso tutto il Mediterraneo, ma anche dal Mediterraneo ad altri continenti. Guardate questa cartina che vi fa vedere come di fatto a metà del 1800, attraverso l'introduzione di bestiame sia ovino che bovino dall'Europa all'America, queste specie di Cynoglossum siano arrivate appunto in Nord America, negli stati soprattutto dell'est e del centro-nord, dove i semi si sono sostanzialmente diffusi di questa pianta, di questo Cynoglossum officinale, e hanno dato origine a delle popolazioni invasive che si sono espanse poi rapidissimamente perché non hanno trovato competizione, hanno trovato una nicchia adatta, si sono espanse su superfici immense, no? E adesso il Cynoglossum officinale in Nord America è una delle principali specie invasive e problematiche perché è anche una specie molto tossica, no? Dei pascoli intensivi di bovini del Nord America, quindi ci sono anche un sacco di problemi legati alla diffusione di questa specie. Quindi un caso proprio di invasione biologica mediato in questo caso dal bestiame portato dall'uomo, dall'Europa al Nord America. Ovviamente se poi passiamo al presente, noi abbiamo numerosissimi casi di invasioni biologiche sotto i nostri occhi, tutti i giorni avvengono sostanzialmente a tanti livelli, a tutte le scale. Questo è un caso che vi mostro qui, proprio di un'invasione in corso, massiccia, nel caso dell'alternantera Phylloxeroides che migra con velocità impressionanti nei corsi d'acqua, soprattutto qui la vediamo nell'Arno, qui siamo proprio alle Cascine, queste sono foto fatte dalla passerella delle Cascine un paio di anni fa durante l'estate, quando il livello dell'acqua chiaramente è molto basso, si vede come questa pianta riesca a diffondersi con una velocità e su distanze veramente importanti, praticamente è presente in tutto il corso dell'Arno adesso, grazie alla propagazione vegetativa. Questa è una pianta di origine sudamericana che è stata introdotta in tantissime parti del mondo, fra cui l'Europa,
probabilmente in Toscana, un certo numero di anni fa, qualche decina di anni fa, forse introdotta volontariamente in Arno come pianta alimentare, e poi si è diffusa, appunto, ha cominciato a migrare e a colonizzare tutto il nostro fiume, soprattutto, vi ripeto, attraverso la via vegetativa. Qui la vediamo che si protende con i fusti nell'acqua, chiaramente non troppo profonda, ma siccome poi la portata del fiume diminuisce sempre, lei si espande sempre di più e appunto allarga la sua area di incidenza sempre più verso il centro del fiume. Poi ci sono piante invece che si diffondono in maniera impressionante per seme, non per via vegetativa, piante invasive alloctone. Qui vediamo il caso della Buddleia Davidi, che appunto abbiamo studiato recentemente, proprio qualche anno fa, in una tesi appunto di Cristina Gasperini, che ha dimostrato, ecco, che questa pianta ha una velocità di invasione probabilmente stimata in quest'area di studio, nella valle del Torrente Orsini, nell'Appennino Pistoiese, negli ultimi anni, di 32 metri, cioè probabilmente da valle verso monte questa pianta è riuscita ad espandersi con questa velocità abbastanza impressionante, e questo esclusivamente o quasi, insomma, attraverso un meccanismo di propagazione per seme. Quindi qui abbiamo ovviamente tantissime variabili che entrano in gioco, no? Nella dispersione, nella migrazione delle piante alloctone invasive che non trovano concorrenza, trovano delle nicchie scoperte, vuote in cui si inseriscono e riescono a manifestare tutte le loro caratteristiche biologiche e funzionali. Al meglio, addirittura la Buddleia, insomma, fotosintetizza, cresce, produce più semi nelle sue stazioni, diciamo, esotiche, no? Fuori areale, che non nelle stazioni naturali in Cina. Qui vediamo poi le specie che invece, come dicevamo prima, utilizzano entrambi i sistemi, no? Di dispersione, cioè sia quella vegetativa sia quella per seme, e quindi il caso dell'Ailanthus altissima, no? Che vedete sostanzialmente in 280 anni, cioè dal 1740, quando fu introdotto in Europa, oggi ha praticamente colonizzato quasi tutto il pianeta. Vedete qui abbiamo l'areale primario naturale, relativamente, si fa per dire, insomma, ristretto in Cina, e qui in nero tutto l'areale invece secondario conquistato attraverso questi fenomeni di migrazione, sempre legata comunque all'interferenza antropica, soprattutto verso ovest, verso l'Europa, l'Eurasia occidentale, l'Europa e poi il Nord America. Ma vedete anche in Sudafrica, vedete anche in Australia, in Nuova Zelanda, ecco, vedete chiaramente anche in Sud America. Quindi una pianta di grandissimo successo da questo punto di vista, che ha saputo sfruttare tantissimi ambienti diversi anche al di fuori del proprio areale originale, adattarvisi e imporsi, diciamo, sulle native in molti casi per la sua incredibile capacità, ecco, di competizione e di diffusione. Quindi questi sono fenomeni di invasione biologica, insomma, è un po' questo è tutto un argomento a sé. Ovviamente un rapido sguardo al futuro, perché quando si parla di migrazioni abbiamo visto sono sempre avvenute, stanno avvenendo e avverranno sempre. Avverranno perché sappiamo molto bene che ci sono dei cambiamenti climatici che stanno avvenendo in maniera sempre più importante a livello globale, che impongono quello che, alle piante quello che è detto, ecco, l'habitat tracking, cioè molte specie sono costrette a inseguire il proprio habitat, a spostarsi secondo appunto quei modelli che abbiamo visto prima, per riuscire a mantenersi dentro le aree geografiche in cui i propri limiti di tolleranza non vengono superati, soprattutto riguardo alla temperatura. Qui vediamo l'impressionante aumento, insomma, della temperatura. Questa è la temperatura media della superficie terrestre a livello globale. Vedete, il trend è netto, sta aumentando enormemente, e questo chiaramente per molte specie è un grandissimo problema. Attenzione, non è che tutte le specie ovviamente debbano spostare, no? Siano costrette a migrare per questo aumento della temperatura, solo quelle che hanno limiti, diciamo, di tolleranza piuttosto bassi.
Quindi, quanto e quali specie migrano per fare l'habitat tracking in relazione, in risposta a questi cambiamenti climatici, dipende moltissimo dalla specie, dipende dalle loro soglie di tolleranza nei riguardi della temperatura. Però noi sappiamo che poi collegato alla temperatura c'è tutta un'altra serie di variabili climatiche che vanno a incidere profondamente sulla vita vegetale, ad esempio la disponibilità idrica, soprattutto. Quindi la domanda attuale, no, quella che più ci stiamo ponendo a livello, diciamo, a livello globale è questa, no? Will plant movements keep up with climate change? Cioè, saranno capaci le piante di seguire il passo del climate change? Cioè, avranno la velocità, la possibilità di spostarsi quelle che lo devono fare, insomma, quelle che se non lo fanno muoiono sostanzialmente, o comunque vanno verso un declino fortissimo, saranno capaci di farlo. Guardate, sostanzialmente esistono dei modelli, esistono degli studi che ci dicono che per molte di queste specie il tasso di spostamento latitudinale annuale dovrebbe essere di circa 1 chilometro l'anno, cioè per seguire il proprio habitat termico. Ecco, quindi è tantissimo, 1 chilometro l'anno per mantenersi dentro quelli che sono gli habitat, i propri habitat termici. Quindi questo ovviamente per alcune specie è possibile e sta già avvenendo, mentre per altre quasi sicuramente questo non è possibile. Noi sappiamo che ci sono degli importantissimi fenomeni di migrazione già in atto in risposta al riscaldamento globale. Qui vediamo proprio un'immagine sostanzialmente derivata comunque da un'immagine satellitare recente che ci fa vedere quali sono le direzioni e l'entità dello spostamento che si hanno sostanzialmente a livello qui della tundra, con questa freccia, vedete che chiaramente punta verso il circolo polare artico, verso latitudini sempre maggiori. Quindi queste sono essenzialmente le migrazioni, gli spostamenti e le aree geografiche dove avvengono questi spostamenti a livello soprattutto di piante arbustive. Quindi l'espansione osservata degli arbusti. E qui invece vediamo le zone dove avviene l'espansione in questo momento, soprattutto delle piante forestali, quindi delle foreste. Vedete che ci sono delle zone dove questo è molto marcato, invece delle zone dove non avvengono, vedete, queste espansioni. Per esempio, qui in questa zona, ecco qua, che fa la Groenlandia, vedete, e il Nord America, dove noi abbiamo sostanzialmente delle situazioni di equilibrio, no? Statiche, dove non c'è migrazione, ma delle zone anche dove non si sa, dove mancano delle osservazioni, come qui nell'estremo nord-est, vicino allo stretto di Bering, nell'est asiatico. Però vedete che nella stragrande maggioranza dei casi noi abbiamo proprio delle migrazioni in atto verso le latitudini sempre più settentrionali. E chiaramente voi capite che queste migrazioni, laddove poi finisce il continente, dovranno per forza fermarsi e lì appunto non si sa quello che potrà succedere. Quando comincia appunto la zona dei ghiacci polari, che peraltro si sta rapidamente, come sapete bene, si sta rapidamente riducendo, però lì non ci sono terre emerse e quindi la migrazione non potrà più avvenire, con conseguenze, diciamo, imprevedibili. Ecco, le evidenze di queste migrazioni in queste zone ci sono anche dalle foto storiche. Qui vediamo il ghiacciaio Pedersen nell'Alaska, quasi a 60 gradi di latitudine nord. Vedete, nel 1930, questa è la stessa stagione sostanzialmente, era coperto di ghiacci, non c'era vegetazione. 15 anni fa, questa è la foto del 2005, vedete, noi abbiamo delle praterie dove nel 1930 c'erano dei ghiacci e abbiamo la foresta che sta risalendo i versanti della montagna. Quindi questi sono fenomeni, vedete, estremamente rapidi e importanti, che portano all'espansione non solo delle specie, ma di intere comunità, di interi ecosistemi. Espansione che appunto sta avvenendo sia lungo gradienti latitudinali che lungo gradienti altitudinali. Ecco, noi poi abbiamo ovviamente tantissimi studi che cercano di modellizzare, di prevedere anche quella che sarà l'espansione delle specie forestali in Europa, e si sa che in tanti casi
Ecco, questa velocità che è ritenuta necessaria, no? Di spostamento per fare l'habitat trekking, in molti casi non è possibile, no? Qui vediamo, per esempio, una situazione, uno scenario previsto per il 2070-2100, ma ce ne sono tantissimi di questi modelli, questo è uno dei tanti, diciamo, che ci fa vedere, ad esempio, come cambieranno gli areali di importantissime specie forestali europee, appunto, nei prossimi 50, 70 anni, sostanzialmente 80 anni, no? Quindi vedete come si espanderanno le specie xerofile, ad esempio diverse specie di pinus, diventeranno, che ora sono in queste zone, vedete, marroni sostanzialmente, e di questo colore verde, vedete, diventeranno molto molto più diffuse, vedete anche in Francia, ad esempio, no? Ci saranno delle, o anche qui sostanzialmente nella Pannonia, nelle zone balcaniche, fra la zona appunto dell'est europeo continentale, vedete come diventeranno più aride, dominate da vegetazione xerofila pinus, quindi i pini si espanderanno moltissimo, e vedete che invece le specie mesofile subiranno un deciso, e più continentali, un deciso restringimento, no, di areale. Vedete ad esempio il caso dell'apicea, guardate l'apicea abies, come sapete benissimo, una delle più importanti specie forestali che abbiamo nel nostro continente. Guardate l'areale attuale, così diffuso in tutta l'area alpina, nei Carpazi, qui, eccole qua, vedete poi tutte le varie zone dell'Europa centrale, ecco, e chiaramente poi tutta la Scandinavia. Guardate in questo scenario previsto quanto è forte, ecco, la riduzione, no, di questo areale, che diventa veramente ridotto a pochissimo, a pochissima cosa. Quindi queste sono cose abbastanza impressionanti, se ci pensiamo, perché il 2070 è molto vicino, insomma, mancano 50 anni, ecco. E questo restringimento di areale è un qualcosa di veramente enorme. E qui vediamo anche il faggio, la stessa cosa. Guardate il faggio, che noi abbiamo ovviamente molto diffuso nell'Europa meridionale, a partire dai Pirenei, da tutta la zona del Massiccio Centrale, la Francia, nei Vosgi, no, nel Giura, poi chiaramente sulle Alpi e lungo tutto l'Appennino, come sapete bene, fino a noi in Sicilia. Ecco, appunto, in questo scenario, vedete, sostanzialmente non rimane più nulla delle faggete peninsulari, o rimane pochissimo, così come anche in buona parte, insomma, della Francia, orientale, o comunque dei. Vedete anche in buona parte della penisola balcanica. Il faggio, d'altra parte, vedete che guadagnerà spazio un pochino più verso più a nord. Quindi questo è proprio un caso in cui il faggio scomparirà a sud e si sposterà molto a nord. Insomma, questi sono tutti spostamenti ampiamente previsti e modellizzati per molte specie. Anche se, guardate, poi alla fine è molto difficile fare questi modelli, perché questi modelli tengono in considerazione soltanto le temperature, soltanto gli aspetti appunto climatici, ma spesso trascurano quelle che sono, per esempio, le esigenze edafiche delle specie, cioè quello che è il rapporto tra la specie e il tipo di suolo. Noi sappiamo che ci sono molte specie che sono indifferenti, e quindi in questo sono facilitate, perché non sono legate a un tipo di suolo durante la loro migrazione, non hanno bisogno di trovare certi tipi di suolo. Il faggio è una di queste, ma può essere anche la roverella, il pino silvestre, eccetera, anche l'apicea stessa. Ma ci sono delle specie che invece sono legate a dei tipi di substrati e che quindi non potranno migrare con questa facilità, perché avranno bisogno di trovare il proprio habitat edafico, no? Quindi più è rarefatto l'habitat edafico, maggiore sarà, diciamo, la continuità del corridoio su cui queste specie potranno migrare. Sarà sempre più ridotta, e quindi questo sarà un grosso ostacolo alla loro migrazione. Questo è evidente, clamoroso, diciamo, estremo nel caso delle piante che sono veramente legate in maniera indissolubile a un certo tipo di substrato, come le specie dei suoli ultramafici, che vivono solo su questi tipi di suoli. Questi suoli formano delle cosiddette isole ecologiche, cioè sono delle isole assolutamente distinte dal punto di vista del chimismo del suolo, della struttura del suolo, rispetto a tutte le matrici edafiche, tutte le matrici di suoli che possono esistere nei dintorni, e quindi non possono vivere su altri suoli queste piante. E quindi, siccome queste isole sono spesso molto distanti tra di loro, queste specie spesso sono intrappolate dentro queste isole, cioè non riescono a
raggiungere attraverso corridoi continui le altre isole, no? Non posso fare questa migrazione a salti da un'isola all'altra. E quindi questo sostanzialmente le espone a un gravissimo rischio di estinzione, a meno che non siano capaci di adattarsi e di sviluppare adattamenti in situ, tali per cui anche l'aumento delle temperature, magari l'aumento dell'aridità e le crisi di siccità sempre più ricorrenti, no? Non, appunto, non riescano sostanzialmente a farle declinare. Vedete, ci sono anche dei lavori molto interessanti su questo, cioè le piante, le comunità di piante endemiche, dei suoli speciali, così vengono chiamate, vedete, sono delle vittime precoci oppure sono delle specie che riescono a dure, che riescono a sopravvivere, adattarsi al climate change. Queste sono appunto delle questioni importanti che molti ricercatori si stanno ponendo adesso. Bene, e chiaramente per finire, diciamo, è questo l'aspetto un po' fondamentale che va messo in evidenza, cioè la migrazione, vedete, richiede quindi la continuità dell'habitat, no? Quindi questo è evidente da quello che abbiamo detto, cioè per migrare le specie devono avere la possibilità di trovare ambienti idonei. E questo fino a 12.000-13.000 anni fa esisteva, al di là di quelle che sono le esigenze dafiche, diciamo le esigenze poi per particolari ambienti, ma sostanzialmente un ambiente privo dell'interferenza umana offriva a livello planetario, no, questa possibilità di migrazione, cioè c'era un habitat connesso, c'era una connettività estremamente elevata. Quello che ha fatto l'uomo, e questo è proprio l'aspetto negativo a cui io mi riferivo all'inizio di questa nostra, insomma, chiacchierata, quello che ha fatto l'uomo è stato proprio questo, cioè ha essenzialmente, dal momento in cui ha cominciato a coltivare i terreni, quindi si parla di 10-12 mila anni fa, alla fine sostanzialmente inizio dell'Antropocene, quindi a coltivare terreni, a costruire città, a sviluppare zone, insediamenti, strade, ha ridotto sempre più la connettività, no? In tanti casi quasi azzerata. Quindi noi oggi abbiamo degli habitat estremamente frammentati, non c'è più la connettività, vedete, questa è una porzione dell'Europa centrale, dell'Europa nord-occidentale, in cui i boschi, no? I formati da specie spontanee sono delle piccolissime chiazze in un paesaggio, in una matrice, vedete, paesaggistica assolutamente mai appiattita, no? E completamente stravolta dall'azione umana. Quindi è chiaro che anche se da queste isole ecologiche escono tanti semi, no? Da parte delle specie che ne fanno parte, delle foreste che ci sono, questi semi andranno a finire in una matrice ambientale di questa natura e quindi non avranno nessuna possibilità o pochissime possibilità di dare origine a dei nuovi popolamenti e a quelle ondate migratorie che si vedevano prima. Quindi qui la migrazione praticamente non è più possibile. Quindi gli individui sono imprigionati in queste isole, le popolazioni, anche le comunità, in queste isole ecologiche più o meno distanti tra loro, non connesse più, e quindi sostanzialmente questo implica che ci sono solo due possibilità, o l'adattamento a vivere in queste condizioni, però chiaramente le condizioni diventano sempre meno sopportabili in conseguenza proprio del riscaldamento globale per molte specie, oppure l'estinzione. Purtroppo ci sono dei modelli che esplicitamente ci dicono che molte specie potranno andare incontro a questo rischio concreto se non cambierà l'attuale tasso, insomma, la velocità di aumento della temperatura con tutti i problemi poi connessi nei prossimi decenni. Ecco, quindi per reazione, no, a questo grandissimo problema, diciamo, è venuto fuori negli ultimi anni, negli ultimi, insomma, ormai diciamo 15 anni, tutto un dibattito molto acceso su quella che è chiamata l'assisted migration, cioè la migrazione assistita, no? Cioè, l'idea è quella di sostanzialmente andare a piantare le specie al di fuori del proprio areale in zone dove si predice che il clima sarà come quello che attualmente è nelle zone dove la specie esiste, ma che poi nel prossimo futuro diventerà un clima non più sopportabile per quella specie. Cioè, quindi anticipare, assistere la migrazione delle specie andandole a piantare spesso a latitudini maggiori o altitudini maggiori per consentirne la sopravvivenza.
Quindi su questo però evidentemente c'è tantissimo dibattito perché è un qualche cosa che, come capite bene, va a interferire in maniera molto molto profonda sui meccanismi naturali di migrazione, di dispersione delle specie, cioè si entra in una logica effettivamente proprio di intervento antropico, no? E di manipolazione della natura molto molto pericolosa. Quindi c'è un accesissimo dibattito e di fatto questa visione dell'assisted migration, una visione molto americana, molto quindi in auge soprattutto negli Stati Uniti, dove sono state fatte già delle esperienze sul Torrey, ad esempio, come vedete qui, che è stata portata dalla Florida sostanzialmente poi verso il Maine, il Vermont, quindi ovviamente a gradienti, a passi, a step successivi, man mano che il clima diventa sempre più caldo, la specie viene spostata sempre più a nord attraverso impianti artificiali, eccetera. Quindi sono state già fatte esperienze, però chiaramente quello che è l'esito poi di questi impianti sempre più a nord è estremamente oscuro, incerto, non sappiamo che cosa può succedere, no, a queste piante introdotte così repentinamente a migliaia e migliaia di chilometri di distanza dal proprio areale naturale, perché poi entrano in gioco tanti altri fattori come le relazioni con gli altri organismi, la competizione, la presenza di ovviamente di altre specie, ad esempio gli impollinatori, oppure se ci sono i dispersori del seme, cioè è molto improbabile pensare che poi da questi nuclei introdotti a migliaia di chilometri di distanza possa avere origine anche una nuova popolazione, no? Che poi è capace di autosostenersi e di automantenersi nell'ambiente naturale. Quindi ci sono tantissime questioni legate all'assisted migration che di fatto, insomma, per adesso comunque non viene considerata come un'ipotesi percorribile, almeno insomma, in Europa. Io mi sembra di aver parlato ben oltre quello che è il tempo previsto, quindi mi fermerei qui e quindi io interrompo la condivisione. Spero che ci siate ancora perché come spesso mi succede, io poi quando comincio a parlare prendo l'onda lunga e vado oltre spesso i limiti, insomma, comunque tempi prestabiliti, quindi mi scuso per questo, però a questo punto, insomma, sono a vostra disposizione se avete ancora voglia di Grazie, innanzitutto parlare grazie di professore per il seminario, è stata una presentazione molto interessante, un argomento veramente interessante. E adesso se avete delle domande potete farle prendendo la parola oppure usando la chat. E nel frattempo vi ricordo che potete contribuire al sondaggio che stiamo facendo cliccando sul tasto Activities in alto a destra e andando nella sezione delle polls e rispondendo dicendo a quale corso appartenete, a quale corso state frequentando. In realtà già abbiamo delle domande nella chat. Sì, è Se le vero, è vede anche vero. lei, se vuole rispondere. Allora, aspetta, eh. Oh, dunque. Vabbè, Cosimo. Da cosa può essere causato cioè, io avrei più piacere se le domande venissero formulate a voce e vi vedessi, perché comunque, diciamo, non so se Cosimo c'è ancora, ma comunque posso provare a leggere e poi a rispondere. Dovrebbe esserci ancora Cosimo. Quindi Da cosa può essere causato uno spostamento di una specie in senso altitudinale rispetto a una. buonasera, sì, Ah, ecco. scusi. Sì. Sì, Ciao, sono buonasera. io, ciao. No, è che Sì. ho un po' di confusione in casa, quindi ho evitato di accendere la Ah, parola ok. e non sono solo. No, no. Non c'è problema, io se vuoi vedo che hai Ora, scritto. in realtà ha risposto abbastanza, io ho scritto durante il Ah, seminario, poi sì. comunque andando avanti ha comunque risposto. Quindi non so se vuole approfondire, però
però comunque ha risposto comunque parzialmente, o comunque anche totalmente. Cioè, vedo che parli di... Più che altro il tema, sì, dell'altitudine, cioè la Sì. differenza fra uno spostamento altitudinale rispetto appunto a uno. Ma allora, sono entrambi Non so. fenomeni di habitat trekking, chiaramente, no? Quindi Esatto. concettualmente sono la stessa cosa. Esatto, sì. E puoi avere benissimo entrambe le cose. Cioè, per dire, se io considero le specie montane, il faggio, ad esempio, o anche la Ficea habilis di cui parlavamo prima, queste possono Forse avere contemporaneamente è migrazioni più latitudinali e onesto. migrazioni altitudinali. E in entrambi i casi sono migrazioni che spesso comportano però anche, oltre che lo spostamento del limite superiore verso l'alto o verso nord, lo spostamento del limite, diciamo, inferiore o meridionale, no? Quindi è uno spostamento di areale, non è un'espansione molto spesso, perché le popolazioni che si vengono a trovare o più in basso in senso altitudinale o più a sud in senso latitudinale sono quelle più esposte agli effetti dell'aumento delle temperature, della diminuzione delle precipitazioni, eccetera. Quindi... Diciamo, un po' la domanda era comunque se una specie, per esempio montana, in che modo può passare ad una di tipo appenninica, per esempio, no? Era un po' forse questa la Cioè, domanda. una specie, aspetta, Cioè, ora appenninica è una cosa contrastruzione. geografica, montana è una cosa ecologica, no? Sì, ora diciamo di pianura a una montana, ecco, forse sì, detta Sì, meglio. allora, in questo ci sono degli aspetti molto, molto legati al suolo. Ad esempio, se tu parli di una specie di pianura, io ti potrei fare l'esempio, non so, di Quercus robur, o un po' di... che è una specie pianeggiale, no? Di pianura, di bassissima collina. Ecco, questa specie qui non potrebbe mai migrare su un gradiente altitudinale in montagna, perché non ha... Nemmeno con trasformazioni geniche di generazioni successive e cambiamenti climatici. Ascolta, allora, Non so, l'adattamento a ecco. livello genetico avviene su scale temporali che sono mediamente molto superiori a quelle poste dal cambiamento climatico. Quindi pensare a un adattamento genetico, al cambiamento climatico, è una cosa estremamente improbabile. Capito? Quello che può salvare certe specie o le può aiutare è la plasticità fenotipica in alcuni tratti funzionali. Ok? Quindi, diciamo, ci sono certe specie che possono sviluppare adattamenti a livello di individuo, però, non su base genetica, capito? In relazione a Ok. certi tipi di pressioni esterne. Quindi la pianta che produce foglie con una maggiore, ad esempio, un maggiore sviluppo di tessuti epidermici, oppure con un miglior controllo della traspirazione stomatica, oppure con una maggiore pubescenza. Cioè c'è tutta una serie di adattamenti fenotipici legati alla plasticità, che comunque è su base genetica poi, cioè il range che ha una certa specie di adattarsi con questi adattamenti fenotipici è un range controllato geneticamente. Quindi ogni specie ha un'ampiezza, no? In questo, cioè ha un range in cui può mettere in atto questi adattamenti. E Cioè, sono ovviamente adattamenti per tipici. le specie, insomma, le specie arboree, insomma, è più limitata questa cosa. Sì. Certo, la specie arborea poi, guarda, c'è un altro aspetto molto importante che è il ciclo vitale, no? Di cui non ho parlato, ma è una cosa importantissima, perché un albero ha tempi molto più lunghi, cioè una generazione prende 30-40 anni in un albero. In una pianta annuale, in una terofita, quindi, se voglio usare le forme biologiche di Rauncker, c'ha un anno, cioè ogni anno c'è una generazione. E quindi lì il Quindi, tasso di adattamento genetico, cioè ogni anno vengono prodotte combinazioni geniche nuove con un tasso velocissimo, quindi lì l'adattamento genetico al limite potrebbe anche essere possibile in 70-80 anni, capito? O in qualche caso. pensare a un adattamento di tipo genetico al cambiamento climatico per le specie arboree non è pensabile nel tempo È del molto, molto 50 anni. difficile. Cioè, Come? quello che tu puoi avere è una specie di filtro ambientale su una variabilità che però già esiste. Quindi non voglio dire che la variabilità genetica non è importante,
perché la variabilità genetica, quello che ti può dare è proprio la possibilità che ci siano degli individui che sono in qualche maniera portatori di combinazioni geniche che più facilmente ti possono dare un adattamento. Però deve essere una variabilità che già c'è insita nella specie, capito? E che viene filtrata a valle dalle condizioni ambientali. Quindi è chiaro che in questo senso una specie forestale in cui ci sia un'ampia variabilità genetica più o meno distribuita fra le popolazioni è avvantaggiata, perché è più probabile che ci sia, questa insomma è la teoria della selezione naturale tipo darwiniano, no? L'ambiente è il filtro che vaglia le combinazioni genetiche che casualmente si originano all'interno di una specie, no? Con la riproduzione sessuale, eccetera. Quindi laddove c'è questa ampia variabilità, la specie è favorita, ma è difficile pensare che ci possa essere una vera e propria, un vero e proprio adattamento genetico, cioè che alcuni caratteri di risposta all'aumento delle temperature possano venire fissati nel genotipo in poche decine di anni. Capito? So se Sì, ho spiegato un perfetto. po' Sì, ho la. spiegato perfettamente. Sì. Bene, Ci deve grazie, essere già grazie. la variabilità genetica perché possa aiutare, insomma, ecco, quello è il concetto. Prego. Abbiamo un'alzata di mano solaria, puoi pure Sì, parlare. volentieri. Sì, solaria. Solaria. Non la sento. Io sento una specie di così, insomma, di una voce un po' dall'oltrefondo. Sottofondo. Sento una specie di voce spettrale. No, c'è un problema col microfono, non è attaccata. Guarda te, Edoardo, se riesci a sbloccarla. Magari fosse. No, io posso chiudere i microfoni, ma penso che non li posso aprire. No, certo. Ah, non riesco a parlare, il microfono è disattivato. Va bene, puoi pure scrivere la domanda nella chat, la possiamo leggere. Sì, se è una domanda non troppo lunga, volentieri, io rispondo, cioè basta che la scriva. Se Intanto, se riesco. ci fossero altre domande. Sì, abbiamo una domanda arrivata per messaggio quali sono le specie che si stanno dimostrando più capaci nell'adattarsi al cambiamento climatico? Allora, chiaramente sono le specie preadattate a condizioni di aridità, cioè le specie tendenzialmente xerofile e termofile. Sappiamo ad esempio che le sclerofille mediterranee hanno delle tolleranze molto elevate a questi fenomeni qui, quindi saranno sicuramente avvantaggiate. Insomma, avete visto quella cartina prima che vi ho fatto vedere. Mostrava la grande espansione, ad esempio, di alcune specie del genere Pinus, soprattutto Pinus silvestris. Quindi, ad esempio, tutto il gruppo delle conifere mediamente potrebbe essere, e soprattutto dei pini, potrebbe essere molto avvantaggiato, cioè è previsto che lo sia. Pini si sono evoluti proprio per, come sapete probabilmente bene, insomma, per vivere e resistere, insomma, in condizioni di climi molto aridi e caldi, e quindi saranno molto avvantaggiate, a scapito ovviamente di specie più mesofile e più igrofile, quindi con esigenze maggiori di acqua e ovviamente di temperature più basse. Quindi tendenzialmente abbiamo questa discriminazione qui, ecco. Le conifere soprattutto, Pinus, ma anche le sclerofille, come vi dicevo, mediterranee, le sclerofille sempreverdi.
Quindi, ad esempio, guardate, io stesso vi posso dire, ora nella mia piccola esperienza, io insomma ho qualcosa più di 50 anni, e quindi sono abbastanza, non so come definirmi, insomma, né giovane né vecchio, però è da tanti anni, insomma, che vado nei boschi, insomma, di vario tipo e di varia distribuzione. Vi posso dire che quello che sto vedendo è che c'è tantissima rinnovazione nel sottobosco, anche di boschi mesofili, di sclerofille sempreverdi. Quindi io vedo che il leccio, la fillirea, tanto per fare alcuni nomi di piante che certamente conoscete, il viburno, si stanno ampiamente rinnovando nel sottobosco di cerrei, di castagno, di boschi con la rovere magari o altre latifoglie mesofile. Quindi questo significa che queste specie riescono chiaramente a resistere a queste ondate di calore che abbiamo, soprattutto durante l'estate, a queste crisi di aridità, molto meglio dei semenzali delle specie arboree in posto, capito? Quindi questo è un trend dinamico che ci fa capire che effettivamente la cosa potrebbe cambiare. Insomma, laddove adesso abbiamo questo tipo di boschi mesofili, nel giro di 40-50 anni noi potremo avere dei boschi di leccio, insomma, o di roverella. Voi sapete che in Germania, che sono molto previdenti e molto organizzati, come sappiamo tutti, loro si stanno facendo dei grandi impianti, insomma, di farnetto, di roverella, perché pensano che nei prossimi 50 anni dovranno, insomma, trarre tutti i prodotti del bosco, i servizi ecosistemici, insomma, da foreste che non saranno più quelle che hanno attualmente, che hanno avuto in passato. Quindi avranno boschi di querce termofile, ecco, così come noi avremo una grande espansione prevedibilmente di formazioni di forestali mediterranee, insomma. Quindi andiamo verso questa strada qui. Beh, mi fermo perché sennò parlo troppo. Ok, Solaria, Scusate. puoi parlare. Grazie, mi sentite? Sono riuscita a attivare l'audio. Tutto, ora Però ti sentiamo funziona. poco. Ecco, Solaria. Ah. Mi sentite? Sì, po un po' pochino. Se puoi alzare un po'. Io posso alzare il mio volume, forse poi così ti sento meglio. No, io sono al massimo del volume. Prova a parlare vicino al microfono. Grazie per la presentazione, è stata molto interessante. E infatti mi ha fatto anche pensare, perché io nel mio studio di tesi ho fatto uno studio sulla rinnovazione dell'abete bianco a Varramista. E quindi questo discorso mi è adesso, insomma, anche più vicino. E pensavo che comunque, cioè, il clima è cambiato molto nel tempo e, come diceva lei, anche la vegetazione prima aveva più tempo perché c'era più connessione sul territorio, quindi aveva più tempo anche per spostarsi e seguire i cambiamenti climatici. Adesso sicuramente è diverso. E quindi è davvero importante anche il recupero e questi studi paleoecologici per rivedere anche magari dal passato quali erano le specie che meglio tolleravano, non so, l'aridità nel nostro caso, e anche studiare quello che, insomma, che c'era prima. Tutti questi studi, Assolutamente. infatti anche legato alla rinnovazione dell'abete bianco, cioè in questo caso di Varramista, si è visto che era presente nonostante comunque fosse stato piantato già da 30 anni, quindi no, naturalmente ha un tasso di accrescimento che è molto alto per il luogo, che appunto si trova tra 20 e 60 metri sul livello del mare, e ha un tasso di accrescimento che è simile a quello della foresta nera, dove cresce, cioè, insomma, è nella sua Sì. areale tipico, nella sua ecofase. Sì. È molto, cioè, particolare, non so, ci sono altri esempi che le vengono in mente?
Allora, no, il caso dell'abete bianco che hai studiato tu a Van Ramista, effettivamente, insomma, è un caso molto, molto particolare, estremamente interessante perché alla fine, insomma, ci dimostra che anche specie tipo l'abete bianco, quindi mesofile, montane, possono poi in realtà trovare condizioni a livello molto locale favorevoli e mantenersi e mostrare anche degli accrescimenti importanti, insomma, paragonabili a quelli che si hanno nell'areale principale della specie. E ci sono sicuramente anche degli altri esempi, insomma, di queste situazioni qui. Però sono esempi, sono casi particolari, capito? Cioè sono un po' dei casi in controtendenza che dovuti probabilmente a fattori molto locali che noi ora non conosciamo nel dettaglio, no? Ora, per esempio, l'abete bianco è una specie termofila, quindi non mi stupisce che sia relativamente termofila, che sia a 60-70 metri di altezza. Probabilmente quella è una zona dove tu hai anche un tipo di suolo abbastanza profondo e con falda superficiale in cui l'abete bianco riesce a sviluppare il suo apparato radicale che è fittonante, assorbire acqua in quantità sufficiente per compensare quella che è una piovosità senz'altro e un'umidità anche in generale atmosferica minore rispetto a quella che si ha nelle zone dove vive naturalmente, capito? Sì, Quindi perfetto. probabilmente è un fattore edafico che compensa questo aspetto invece, come dire, macroclimatico anomalo, ok? Perché magari traspira molto, però riesce a recuperare altrettanto bene da questo suolo, che è un suolo quasi d'ambiente alluvionale, di pianura, di valle, capito? Quindi un suolo quasi da bosco di farnia, ecco. Quindi l'abete bianco è una specie molto esigente di umidità, probabilmente lì riesce a persistere per questa causa molto locale. E sicuramente ce ne sono altre di situazioni di questo genere. Appunto è una specie molto importante anche per questo motivo, no? Del cambiamento climatico, dato che comunque anche, cioè, ci sono molti problemi relativi alla sua rinnovazione Sì. e poi comunque cioè, ci sono appunto anche delle analisi paleoecologiche che vedevano l'abete bianco in boschi appunto, mesofili, appunto anche misti con altre specie. Anche non mesofili, forse così sono Sì. molto specifica, ma con boschi con anche l'olivo selvatico come in questa Allora, situazione sì. quasi di macchia mediterranea. Dunque, no, questa è Questo. una cosa che si può dire. Guarda, l'abete bianco è una specie che ha avuto nell'Olocene, nel post-glaciale, delle grandissime oscillazioni, sia latitudinali sia altitudinali. Quindi lo trovi a quote molto basse. Ci sono tanti nuclei relitti di abete bianco anche a 400-500 metri in Appennino, importanti anche quelli della zona del Monte Amiata, ad esempio, dell'Amiata, l'abetina del Pigelletto, a Piancastagnaio. Quelli sono dei nuclei relitti di origine naturale e sono la testimonianza di questi abbassamenti di quota olocenici, sostanzialmente, poi si è mantenuto grazie alla presenza di condizioni molto locali di elevata umidità atmosferica ed edafica, no? Quindi ha avuto queste rapidissime oscillazioni, ma questo, guardate, in Italia si sa per tante specie che hanno avuto questi movimenti rapidi, sia altitudinali che latitudinali nell'Olocene, a seconda delle fasi più o meno calde e secche, più o meno umide e fresche. L'abete bianco, ora mi sembra che io sappia, diciamo, la sua presenza in contesti di vegetazione mediterranea sclerofillica, Leofilica, ecco, sì. non, non, cioè non, io non lo sapevo che è stato trovato l'abete bianco o segni della presenza di questa specie in ambienti di foresta mediterranea. Questo mi sembra un po' strano perché forse a stretto contatto. Ecco, te tieni presente poi che il polline dell'abete bianco viaggia a delle distanze cioè anche loro c'è il modello kernel di dispersione del polline, si vede l'abete bianco viaggia anche a decine e decine di chilometri, quindi tu sai che nel nostro paese i contatti fra piani e fasce di vegetazione sono molto ristretti, molto ravvicinati. Quindi, se il polline viaggia
Per 10 km può benissimo passare da una zona di montagna fredda a una zona di bassa quota invece calda, no? Quindi se i resti di abete bianco a cui ti riferisci te sono quelli del polline, per esempio, sono poco attendibili da questo punto di vista. Il polline è stato, pensa che il polline di abete bianco è stato trovato anche nei fondali marini a qualche chilometro di distanza dalla costiera di, insomma, amalfitana di Napoli, verso le isole, nei sedimenti del fondale marino c'è il polline dell'abete bianco che allora era evidentemente sull'Appennino, anche lì era sull'Appennino meridionale. Quindi per dirti. In questo caso, cioè, proprio loro stanno a 20-50 metri al massimo, quindi però sono in una particolare vallecola con una falda che rende in tutto l'ambiente molto umido, quindi sono delle Sì, condizioni esatto. particolari. E comunque invece quell'altra cosa che dicevamo della vegetazione sclerofillica mista con l'abete, adesso la riguardo. Grazie, mi ha dato un bello spunto di ulteriore ricerca e approfondimento. E grazie per aver risposto alle mie curiosità. Grazie a te, Solaria. Grazie per il seminario, Dove insomma. sei? Ti posso chiedere dove sei? Sei in Italia o sei in qualche posto lontano? No, sono molto vicina. In questo momento sono a Firenze. Ah, Firenze è un po' ok. sessile come le piante. Siamo diventati organismi sessili anche noi, ci spostiamo poco. Ora però studio a Bologna. Ah, sì. Sì, so che ti sei spostato. Bene. Bene, tanti saluti, grazie davvero. Grazie a te. Comunque, Bocca quando al lupo. finirà poi tornerò all'università a trovare i professori e tutti gli ausili. Certo, volentieri. Anche lei è un po' un ausino comunque, ci ricordiamo anche la Calvana l'anno scorso. Ah già, Sì. giusto, la Calvana. Poi siamo andati anche a Montesenario, mi ricordo, con qualcuno di voi. È stata un'escursione un paio di anni fa, c'era, mi sembra, Cosimo. Sì, l'anno scorso siamo stati. Eravamo pochi. Sì, Con la Strini anche. con Martina Pollastrini, sì. Sì, è stato bello. L'uscita delle matricole che quest'anno non si è potuta fare. Esatto, sì. È È stata questa, molto comunque lei è interessante. sempre partecipe. Bene, faccio quello che posso. Faccio quello che posso. Mi fa piacere, insomma, in questo momento difficile, poi veramente, insomma, mantenere un filo fra, insomma, i docenti, i ragazzi, gli studenti, così è molto importante, penso. Al di là di quelle che sono le lezioni e la didattica come istituzionale dobbiamo fare, perché fa piacere avere questi scambi con voi, insomma. Io poi sono un po' così, sapete, insomma, quando comincio a parlare mi allargo molto e prendo tempi sempre troppo lunghi. Allora, qui vedo l'ultima Un'ultima domanda. domanda. Sì, ah, questo è difficile. Questa è una domanda impegnativa. Mi sentite? Provo a spiegarmi a voce, magari si può Sì, aprire. no, ma l'ho letta, eh. Sì, però provo a spiegarla magari in termini più Sì. comprensibili. No, la mia domanda in verità è molto più semplice. Cioè, mi chiedo come può magari un dottore forestale che fa un piano di gestione, per dirla in termini molto, molto semplici, lavorare per tenere in considerazione tutte queste cose che abbiamo detto, ecco, per fare un po' un riassunto, lei che indicazione Dai. pratica darebbe, ecco. Questi sono fenomeni molto, molto a grande scala. Sono fenomeni che ci passano un po' sopra, no? La testa, per cui è difficile, al di là di quelli che sono tanti discorsi che si fanno in tante situazioni, così effettivamente trovare sistemi concreti, pratici, gli strumenti per mantenere un po' le cose come sono, rallentare questi cambiamenti. Sicuramente un aspetto molto importante va prestato, insomma, alla connettività dell'habitat e al mantenimento del microclima forestale. Perché noi sappiamo, questo è un aspetto di cui io adesso non vi ho parlato, ma insomma, su cui ho anche delle ricerche in corso, che
Il mantenimento del microclima forestale, che a sua volta dipende dalla densità, dalle specie presenti, no? Dall'età del popolamento, eccetera, è molto importante per mantenere appunto quelle condizioni in cui le specie che adesso sono presenti con individui adulti possano continuare a rinnovarsi. Cioè il microclima, il mantenimento del microclima è un modo molto importante per frenare quelli che sono i cambiamenti del macroclima e quindi mantenere le condizioni il più possibile favorevoli per la rinnovazione e il ricambio generazionale delle specie presenti. Quindi, ad esempio, questo significa tante volte mantenere una densità, mantenere una mescolanza di specie. Ok? È per questo che diciamo. Anche il governo CEDU, ora non mi voglio spingere su, insomma, su terreni un po' così diversi, però ad esempio il governo CEDU, che è un aspetto molto importante, anche entra nel TUF, nel testo unico forestale, eccetera, da questo punto di vista ha delle controindicazioni importanti, perché è qualcosa che effettivamente acuisce, no, gli estremi termici e altera in maniera molto molto importante il microclima forestale, quindi espone le giovani piante, la rinnovazione, oltre a tutto il discorso degli ungulati, la pressione degli erbivori, eccetera, ma anche a questi, ancora di più agli effetti di questi estremi termici. Quindi, ad esempio, la pianificazione e la gestione forestale dovrebbero sicuramente mantenere continuità e integrità dell'habitat, diciamo, pur consentendo, chiaramente questo va visto in rapporto a quelle che sono le necessità produttive, no? Tante volte che si hanno. La foresta, lo sappiamo, insomma, è un sistema complesso che è chiamato a svolgere tantissime funzioni. Noi ci aspettiamo tanto dalla foresta, no? Vogliamo che rimanga bella, intatta e diversificata, ma vogliamo anche da questa ottenere tanti prodotti, tanti servizi che ci fanno comodo. Quindi spesso è difficile trovare compromessi tra queste cose. Però ecco, se si parla di migrazione, se si parla di mantenere le specie nel proprio habitat, nel proprio areale attuale, bisogna cercare di mitigare, no, questi cambiamenti climatici e mantenere la continuità delle popolazioni e dell'habitat. Quindi, per esempio, anche il mantenimento dei corridoi ecologici. Pensate ai fiumi nel nostro paese. I fiumi sono degli ambienti quasi sempre legati alla foresta, cioè i nostri fiumi sarebbero sempre come dire, affiancati dalla foresta, no? Oggigiorno i nostri fiumi invece sono spesso dei corridoi senza più bosco, senza più foresta, o spesso con vegetazione esotica, alloctona, insomma. E quindi anche questa connettività del fiume spesso non c'è più. E quindi anche il rispetto, ad esempio, delle fasce ecotonali, cioè delle fasce, scusate, ripariali, delle siepi, che aumentano la connettività, è un aspetto molto importante. E poi sicuramente cercare di mantenere, come si diceva prima, la variabilità genetica delle popolazioni, e questo lo si fa cercando di frammentare il meno possibile la loro distribuzione, perché le specie devono scambiare tra di loro sia polline, che quindi geni e gameti sostanzialmente, sia poi semi e frutti, e quindi per fare questo devono essere in una condizione diciamo, di continuità. Comunque, questo è un tema complesso, insomma, che richiederebbe, non Servirebbe so, un altro seminario. un altro seminario, sì. Sì, va bene, la ringrazio per la risposta. Io volevo avere una come dire, fare un po' un sunto della giornata, per quello che può essere, come dire, l'aspetto che mi interessa a me, visto che faccio questo lavoro, però Certo, chiaramente non è che c'è, chiaramente non c'è una risposta unica e non la si può avere così in 5 minuti. Però, ora se posso dire così, insomma, tanto visto che ci siamo, io ho lavorato un po' a inizio anno sui SIC della Toscana, insomma, su varie zone, lavorando un po' ai piani di gestione, dovendo, come dire, fare sia
descrizioni stazionali che dare proprio delle indicazioni gestionali. Chiaramente i concetti sono questi, quindi mantenere, come dire, la continuità degli habitat, evitare la frammentazione. Certo. Quindi sì, sono un po' concetti, diciamo, che non mi sono nuovi, ecco, quindi sì, che mi aspettavo anche di sentire da te, in certo senso. No, L'altro sì, aspetto, quello questo. del microclima, sì, però è più un aspetto di dettaglio di progettazione che francamente non ho mai affrontato, però sì, mi rendo conto che sicuramente può essere, insomma, debba essere preso in considerazione. Sì, Poi no, niente, non sono ho altro da dire. esperimenti di assisted migration, volendo, però in Europa non sono al momento considerati. C'è anche nella strategia, adesso c'è la nuova strategia europea per la biodiversità, quella che ci proietta fino al 2030 sostanzialmente, insomma, che poi detterà anche le linee guida per la redazione della strategia forestale, ecco, europea per il 2030. Quindi siamo insomma, alle porte di alcuni insomma, documenti importanti che poi sono legati insomma, alla gestione, ora al Parlamento europeo, diciamo, al governo della von der Leyen, che sta spingendo molto su questo. Quindi vedremo cosa c'è su questo, cosa ci sarà su questi documenti importanti anche. Va bene, ragazzi, io penso che a questo punto ci possiamo Sì, congedare. assolutamente. Vi ricordiamo che il video verrà caricato sulla nostra pagina Facebook di Ausf e se siete interessati ad Bene. iscrivervi all'associazione potete contattarci via email per rimanere aggiornati riguardo agli eventi che organizziamo. Trovate tutto Sì. scritto in chat. Io approfitto per dire la prima cosa che ha detto il professore oggi. Il tema, come dire, ambienti forestali nei film sarebbe veramente bello. Ora, al di là degli così, per un futuro, dico, non so, mi permetto questo suggerimento, poi chiaramente bisogna vedere se è possibile, però come tema potrebbe essere veramente interessante. Ambienti forestali, non ho Nei capito. film, Ah, nei come tema. film! Quindi È il manco tema che io. le avevamo proposto Sì. Sì, all'inizio. appunto. No, dico per un so che ho sentito prima che non ho avuto Sì. tempo di. No, ci sono. La Però prossima volta lo per un futuro facciamo. sarebbe Ci sono molte cose divertenti che vengono fuori, molte cose così un po', insomma, meno legate ovviamente alla storia naturale delle piante, ovviamente, però con dei messaggi che sono a volte anche abbastanza ricchi di implicazioni, insomma, su quello che è ovviamente il rapporto tra noi e le piante in generale, insomma, i boschi. Ci sarebbe, ora non voglio iniziare a parlare perché sennò. Vi saluto Grazie ragazzi, ancora. grazie per avermi coinvolto Grazie, Grazie a lei, grazie. professore. Grazie a lei, grazie a tutti voi. Grazie mille. Grazie, arrivederci. A tutti, grazie. Ciao. Arrivederci.